Roberto Baldi. È probabile. Monica Bracco. Martina Cito. Francesco Cottafavi è qui. Benedetto della Vedova, cioè è di là. Maurizio Di Nicola. Olivier Dupuy, lo vedo. Presente. Federico Eligi. Mi hanno detto avrebbe tardato un po'. Piercamillo Falasca, mi sembrava di averlo visto, almeno con gli occhi. Sì. Valerio Federico, Fabrizio Ferrandelli, ecco. Marco Ferraro, Matteo Forin, ciao. Vincenzo Giannico, Iuri Guaiana, Ci sono? Costanza Ermanin, Alessandro Giorgio La Rosa, che vedo, Presente. ciao Giorgio, Arcangelo Macedonio, vedo anche lui, Palmira Mancuso, Presente. Silvia Manzi, Giuseppe Giordano Masini, Alessandro Massari, Francesca Mercanti, che vedo. Sì, ci sono. Ciao Francesca, Carmelo Palma, Presente. Martina Riva. Stefano Rolando, che vedo. Maria Saeli. Ci sono. Ciao. Antonio Santoro. Nicolò Scibelli. Nicola Scirocco. Giuseppe Scognamiglio. Simona Viola, grazie. Sono Anna Maria Zanetti, Giuseppe poi chiaramente vedo Emma Bonino, Gianfranco Spadaccia, sì. ci sono Anna Maria, ciao, eccoti. Giordano, Sì, ciao, grazie. ti ho visto, ti ho visto. Alessandra Senatore, mi sembra di averla vista. Sì, ci sono, buonasera a tutti. Riccardo Maggi, non so se c'è anche lui. Alessandro Capriccioli, Fulvio Frezza, Michele Usuelli, l'ho sentito poco fa. Presente. E poi i membri della segreteria comunemente invitati a partecipare ai nostri lavori. Benedetto è arrivato, gli lascio la parola. Grazie, e io la lascio immediatamente alla Simona Viola, Presidente dell'Assemblea di Più Europa, perché lei poi ci deve lasciare, non può partecipare, quindi chiederei Simona se vuoi fare tu il tuo intervento introduttivo, poi dico due cose io. Grazie mille. Non ho in realtà moltissimo da dirvi, tuttavia una riunione di direzione come questa che si apre a valle della chiusura della crisi di governo e dell'incarico che è stato conferito a Benedetto mi faceva davvero piacere formalmente e sostanzialmente dire due parole in apertura prima di lasciarvi. È una notizia importante e davvero bella quella che condividiamo questa sera, ma è stato il frutto di un lavoro importante, difficile, è il coronamento tutt'altro che scontato, di 2 anni e mezzo di fatiche insieme. Credo che l'incarico e quell'incarico proprio alla Farnesina e non in altri luoghi conferito al nostro segretario sia
il segnale davvero importante di questo governo di attenzione e di riconoscimento per tutto il ruolo che più Europa ha svolto in questi terribile, lunghissimo periodo di Conte 1 e di Conte 2, durante il quale non ha mai smesso di lavorare per una soluzione diversa, che finalmente è arrivato. Ed è, credo, l'attestazione e il riconoscimento della fiducia, del sostegno espliciti, così come sono stati dati a Draghi nel corso delle consultazioni da parte di Emma, di Riccardo, di Benedetto, di tutti coloro che per noi e per Azione hanno partecipato alle consultazioni. Dunque è davvero un grande piacere poter condividere tutti insieme oggi questo approdo, che naturalmente non è un punto d'arrivo, ma deve essere da tutti considerato un punto di inizio. Concludo soltanto con tre brevissimi passaggi che mi preme condividere con voi. Il primo è che non smette la mia condizione di preoccupazione nel ruolo istituzionale che ricopro per il fatto che allo Stato abbiamo un congresso che deve essere indetto secondo la scansione biennale prevista dallo Statuto e che a tutt'oggi non ha una data fissata, in una condizione, come sappiamo, di emergenza pandemica, ma anche in una condizione di difficoltà interna nella definizione delle regole che deve trovare un suo sbocco. E quindi è un tema che vi ripropongo perché, diciamo così, non cada in una condizione di oblio o non venga messa nel cassetto. Da ultimo, ancorché non faccia parte evidentemente delle questioni all'ordine del giorno questa sera, colgo l'occasione per velocissimamente dirvi che martedì ho discusso in Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla raccolta delle firme. Non so come andrà, evidentemente, la questione è stata trattenuta in decisione della Corte, se sul sito della Corte Costituzionale è possibile accedere anche alla discussione, quindi potreste, se aveste la curiosità di farlo, vederla. Le questioni pregiudiziali sono importanti, non di poco conto, quindi non è detto che la Corte accetti di decidere sulla legittimità costituzionale, potrebbe farlo come non farlo, potrebbe anche rinviare per delle ragioni tecniche al giudice rimettente sulla questione di merito e sulla sproporzione del numero delle firme in rapporto al numero del collegio, in rapporto alla pochezza del tempo per raccogliere, però siamo forti. Vediamo che cosa succederà, chiunque fosse interessato a saperne di più ne saprà di più. Questa mattina invece ho discusso in Tribunale Civile la causa inerente all'impugnazione dell'ordinanza contro i 60.000 euro di esenzione di pagamento che sono stati ingiunti a Più Europa perché nella passata gestione di tesoreria era stata dimenticata il deposito del bilancio alla commissione alla commissione sugli statuti. Ho buone, diciamo così, ragioni per sperare e confidare in un esito positivo. L'ordinanza di sospensione della sanzione è stata confermata e possiamo sperare che l'udienza del 14 luglio venga del tutto annullata, recuperando in questo modo 60.000 euro che altrimenti sarebbero stati perduti. Tutto, scusatemi infinitamente se non posso partecipare con voi a questa importante direzione, particolarmente, diciamo così, festosa, ma purtroppo impegni personali me lo impediscono. Grazie a tutti dell'attenzione. Giordano, ti prego. Grazie e ridò la parola a Benedetto. Grazie. Non so se la felicità è una categoria della politica, però io sono politicamente molto felice perché per come questa legislatura era iniziata, anche un ottimista patologico come me vedeva complicato che si potesse chiudere con, senza farne un santino, parliamo di politica, il miglior presidente del Consiglio possibile per Più Europa. Poi il governo sarà complicato, il Parlamento è il Parlamento, ma abbiamo tutti ascoltato l'intervento in Senato di Draghi,
pronunciato solo in Senato e consegnato per la lettura alla Camera. E credo che ciascuno di noi abbia, si sia potuto riconoscere pienamente in quel discorso, in particolare nella parte in cui Draghi ha riproposto il DNA costitutivo di più Europa, io dico perfino di Forza Europa, ma non è importante, cioè l'idea dell'Europa come destino migliore e l'idea, quante volte l'abbiamo detto, vogliamo un'Italia protagonista e non antagonista dell'Unione Europea, e lui l'ha detto, lui ha riproposto l'integrazione come prospettiva, l'integrazione europea, più Europa. Adesso non è che voglio esagerare o quadrare i cerchi, però è evidente che c'era quel respiro lì, perché Draghi è così, l'ha sempre detto in tutti i suoi interventi fuori dalla sintetica freddezza dei bollettini della BCE. Draghi è quello che ha detto, ci vuole il quantum leap, il salto quantico nella integrazione europea, dicendo noi dobbiamo passare dalle regole alle istituzioni, perché le regole sono di per se stesse fisse, necessariamente burocratiche anche quando sono le regole più intelligenti del mondo, noi abbiamo bisogno delle istituzioni, nelle istituzioni c'è la politica, c'è la flessibilità, anche qui più Europa, eccetera, eccetera. Mi fermo qua. Perché Draghi è quello che ha detto anche in un contesto di apparente cornucopia di risorse, che l'ha detto anche il Senato, che non bisogna sprecare un euro, quindi che non bisogna sprecare le risorse, quindi che l'attenzione in termini di sostenibilità sui conti pubblici è essenziale, l'ha ribadito lui perfino, non solo per l'aveva detto, perfino in una situazione come questa, perché l'attenzione alle nuove generazioni e il fatto che poi lui abbia ribadito nella replica alla Camera, abbia detto nella replica alla Camera di fare propria l'idea della dimensione della sostenibilità ambientale, ma insomma nella Costituzione, quindi riecheggiando quello che noi abbiamo fatto con una delle campagne di più Europa, quella Figli Costituenti, poi certo ha anche aggiunto meritoriamente temi come quello delle carceri che ha affrontato nella replica. Ma insomma, nell'essenza sul tema dell'Europa come dimensione e della sostenibilità dei conti, della ricerca un futuro per il nostro paese non di declino ma di ripresa sull'innovazione, eccetera. E credo che questo sia un elemento importante, forse sorprendente, per il quale noi un pochino abbiamo sempre lavorato e un pochino forse abbiamo contribuito, ma l'abbiamo già detto, nelle direzioni che abbiamo avuto, nella fase di passaggio dal Conte bis a quello che è venuto dopo. C'è stato un momento in cui, se noi ci fossimo schierati innanzitutto con Emma, ma non solo, con pochi numeri al Senato, ma con una forza politica più significativa, ci fossimo schierati per il Conte bis, probabilmente la situazione sarebbe andata diversamente. Quindi, oltre ad aver sempre fatto l'opposizione chiedendo quello che in parte è arrivato, direi che abbiamo anche avuto un ruolo, senza, come direbbe Emma, senza fare la pulce che si fa la permanente. È evidente che il massimo di condivisione, di in qualche modo identificazione non psicologica ma politica con il profilo del Presidente del Consiglio e anche i suoi profili programmatici, lo dico oggi per allora, poi ci saranno tutti i problemi del governo quotidiano, ma il massimo dell'identificazione col Presidente del Consiglio, le sue linee programmatiche, coincide anche
con il minimo di identificazione nella maggioranza politica di cui pure noi siamo parte, no? Probabilmente non avremmo mai nemmeno sperato di chiudere al sostegno di un governo Draghi e avremmo detto che sarebbe stato impossibile che noi finissimo in un governo con Lega e Movimento 5 Stelle. Credo che però la identificazione in questo caso col Premier e l'assenza di un connotato politico, le parole di Mattarella nel preannunciare l'incarico a Draghi sono state, direi, utilizzate in modo proprio da manuale, no? È evidente che questa maggioranza non ha un connotato politico. In questo, siccome sono stanco e rischio di andare lungo, cerco invece di abbreviare, in questo naturalmente a questo, cioè di identificarci con quella premiership e con quel perimetro politico, a questo si è poi aggiunto un riconoscimento importante, che è un riconoscimento sicuramente innanzitutto al ruolo che in tutti questi anni e anche negli ultimi anni ha avuto Emma, lei in quanto Emma Bonino, ma un riconoscimento al ruolo di più Europa, politico di più Europa e nell'ultima fase di più Europa Azione, con la nostra scelta sia al Quirinale che in tutte le fasi di proporci come raggruppamento parlamentare, come componente unitaria parlamentare del gruppo misto, il riconoscimento con una posizione al governo che non è una posizione ovviamente a livello di Consiglio dei Ministri, ma è una posizione che ha una sua riconoscibilità con un sottosegretario agli esteri, e a questo io aggiungo naturalmente un elemento di soddisfazione e di felicità personale. Certo, io vivo in prima persona poi la contraddizione di stare in un governo e in quel caso anche in un ministero capitanato dal campione di un'impostazione non solo politica, anticasta, populista, eccetera, eccetera, ma anche dal campione di posizioni in termini di politica estera che certamente non mi appartenevano e non mi appartengono, perché non mi sono mai appartenute e immagino mai mi apparterranno, oltre a un compagno di strada come sottosegretario, di Stefano, noto non solo per aver scritto 10 giorni fa Mai Draghi, eccetera, 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 ma per tante altre cose sudamericane e tante altre posizioni sudamericane e moscovite. E quindi io vivrò anche questa contraddizione. Poi ci sarà il tema delle deleghe, io approfitto per ringraziare Carmelo per avermi spianato il terreno nel mio negoziato con Di Maio, con l'articolo sull'inchiesta di oggi, si scherza ovviamente. Ci sarà anche un tema di deleghe che verranno o non verranno, però credo comunque che una posizione dentro il governo potrà un minimo consentire di avere una voce anche nel momento in cui, io credo che quel momento arriverà tra non troppo tempo, questa compagine non politica, amplissima ma non politica, di sostegno parlamentare a Draghi comincerà a confrontarsi. Io spero che lui riesca a stare una spanna sopra tutto questo. Credo che ieri Draghi, per le cronache che ho letto, che abbiamo letto, che avete letto, rispetto al Consiglio europeo di ieri, sia partito bene, usando un approccio che è quello che noi abbiamo sempre auspicato, lo ripeto, in Europa da protagonisti, non da antagonisti. Lui non è andato a lamentarsi
di quello che l'Unione Europea e la Commissione stanno facendo o non facendo sui vaccini. È andato a porre il tema di fare meglio nell'interesse di ciascun cittadino europeo, che mi sembra un approccio importante, peraltro, ma questo rischia di essere una divagazione. Non l'Italia, ma Draghi in quanto tale, speriamo che si porti appresso tutto il Paese, esprime una leadership riconosciuta e autorevole anche per i suoi meriti pregressi in un momento particolare delle leadership europee, con la Merkel che ormai è in uscita, si voterà a settembre, quindi 3-4 mesi poi comincerà la campagna elettorale, che dopo tanti lustri non la vedrà protagonista. Poi a seguire arriverà anche la campagna elettorale per le presidenziali francesi. Quindi questo è il quadro in cui Draghi gioca. Nella dimensione di leadership di Draghi, di proiezione europea quantomeno dell'Italia, oggi Draghi ha detto delle cose, anche non le ho approfondite, ho visto solo i titoli dell'agenzia, che mi sembravano molto importanti anche rispetto alla NATO, la dimensione atlantica, un governo atlantista sul fatto che l'Europa debba essere di più che tanti paesi che fanno parte della NATO, ma insomma questo lo vedremo in altra sede. In questo contesto spazi si aprono e spazi si chiudono. Si apre uno spazio politico importante, rappresentato da Draghi, quello che dice, e mi auguro sempre più quello che farà anche nella progettazione del Next Generation, non Next Elections, che sta rifacendo. Poi il governo, c'è delle continuità non solo alla Farnesina ma in generale, magari più o meno discutibili, ma è chiaro che c'è un approccio, mi sembra, molto più consonante a quello che noi in questi mesi abbiamo detto sul Next Generation EU. Quindi il nostro spazio politico e culturale, di cultura politica e di progetti politici e di identificazione delle priorità in termini di riforme e di progettualità, è uno spazio che in qualche modo diventa protagonista dal punto di vista dei contenuti. Dal punto di vista dello spazio politico in prospettiva elettorale, la partita si fa molto più complicata, perché non sarà... Era più semplice, tra virgolette, quando queste cose erano perimetrate all'opposizione nostra e di pochi altri, minoritarie ma identificabili, e magari pro quota anche identificato il soggetto più Europa come portatore di queste istanze. È evidente che la partita che si apre sarà una partita complicata dal punto di vista politico e del progetto elettorale. Io non so come finirà, c'è chi dice che questa legislatura dura 2 anni, c'è chi dice che dura 12 mesi. Io credo che prudentemente, e sto preparati, prudentemente dobbiamo considerare come scadenza quella dell'elezione del Presidente della Repubblica. Magari non succederà, ma io continuo a pensare che sia un'ipotesi, indipendentemente, tra virgolette, dalla volontà di Draghi stesso, sia un'ipotesi da tenere in conto, perché se ai primi scrutini centrodestra, che non so quanto cuberà in termini di grandi elettori, ma insomma 400-450, non ho fatto i conti, magari sto dicendo una cosa sbagliata, mette sul tavolo un 400-450 voti blindati su Draghi perché vuole ruta moveatur portarlo al Quirinale per liberare la strada, sarà perfino difficile perfino per lui sottrarsi. Se invece si va 2 anni è un bene per l'Italia. Però in questa fase, con i due connotati che dicevo prima, cioè spazio politico ipervisibile di contenuti europeisti, di riforme, atlantisti, eccetera, eccetera, a cui noi possiamo aggiungere i nostri contributi specifici sul tema di una gestione umana e legale
diritto internazionale dei migranti, diritti civili, LGBT, aggiungo anche la cannabis per le ragioni che vi ho già detto e su cui non torno, e con uno spazio politico più complicato, credo che il patrimonio, anche con la piccola aggiunta della posizione dentro il governo, il patrimonio di più Europa, a maggior ragione, sia da investire, come ci siamo detti tante volte, ma nei prossime settimane e mesi diventerà la cronaca o comunque la priorità politica, investire in un progetto comune anche ad altri, che resti questa legge elettorale, che ci sia un'altra legge elettorale, a prescindere dalla legge elettorale. Credo che lo spazio che Draghi apre potrà essere senza alcuno sconto, anzi guadagnandosi sul campo millimetro dopo millimetro, lo spazio per un'alternativa identificabile come europeista, atlantista, riformatrice, liberal democratica, ambientalista, possiamo andare avanti con gli aggettivi. E credo che questo spazio vada conquistato, manco presidiato, conquistato dal punto di vista politico e della riconoscibilità elettorale, con un progetto comune. Possiamo mettere le solite sigle e le solite personalità e non le rimetto. È evidente che questo segmento di progetto comune, almeno in chiave parlamentare, tra più Europa e Azione, credo che sia anch'esso un piccolo patrimonio aggiuntivo. Certo, non può diventare un vincolo, deve rimanere o un vincolo, un elemento che esclude altri, deve diventare un'opportunità per ulteriormente prefigurare un progetto più ampio, che è un progetto che ha i profili politici. Ad esempio, c'è stato sollecitato da Azione, non solo, l'idea di far lavorare in modo integrato su un progetto comune con Carlo Cottarelli in una dimensione così pre-programmatica, che può essere un elemento positivo. C'è stata questa proposta dell'inchiesta, che si è sostanziata anche in una proposta che ha fatto il direttore Cristian Rocca, di organizzare un evento aperto a più soggetti e personalità che dovrebbero, tra cui naturalmente più Europa, tra i soggetti che dovrebbero essere protagonisti di un confronto che porti a questo tipo di a un progetto più ampio. Io vi ho detto tante volte, ma insomma, secondo me lo schema di tipo federativo, non parliamo di federazione se qualcuno gli vengono le bolle, di tipo federativo, cioè con i soggetti che si mettono in gioco, in cammino in quanto soggetti, piuttosto che partire da un principio di costituente di altre cose. Secondo me, se uno chiede a me, dico, quello è un progetto che arriva più facilmente a meta piuttosto che altri, anche perché l'orizzonte, se le elezioni fossero fra 12 mesi, non è infinito, è un orizzonte di qualche mese, con le difficoltà legate alla pandemia che impediscono eventi fisici che più facilmente fanno da detonatore, perché hanno una simbologia diversa, un'iconografia diversa, che non dai confronti Zoom, per quanto utili e importanti. Terzo punto e chiudo: questo piccolo patrimonio, o grande, ognuno usi la scala che preferisce, che non era scontato arrivasse in questi 3 anni dal 4 marzo
2018 ad oggi, attraversando le difficoltà che tutti conosciamo e non stiamo a ricostruire, tappe complicate, divisioni, scontri, eccetera, eccetera, arriva perfino quasi intatto dal punto di vista della consistenza. Insomma, questo è, in questa fase, secondo me, è anche l'elemento meno rilevante. Arriva con una consistenza certa, cioè più Europa c'è e un progetto comune, se mai si riuscirà a farlo, ci vedrà come, e vedrà più Europa come coprotagonista, magari anche quella più utile rispetto ad altre, perché più mentalmente settata su un progetto comune di quanto non lo possano essere altri. Come diceva Simona in avvio, e chiudo su questo, dopodiché abbiamo tutta la situazione che conosciamo dal punto di vista interno e abbiamo un percorso accidentato che è diventato accidentato per tutte le ragioni che conosciamo, di cui abbiamo discusso anche in direzione che non ricostruisco qui, verso il congresso. Io vorrei, e voglio lavorare per questo, contribuire a una soluzione che ci possa portare a un congresso che non sia di lacerazione e quindi di dispersione, inevitabilmente, comunque si faccia, chiunque vinca, eccetera, eccetera, di dispersione di questo patrimonio, ma che sia questo patrimonio in quella misura che sappiamo quant'è, nessuno, abbiamo tutti il senso delle misure, che arrivi e che venga conservato per essere investito, scusate la banalità delle metafore, e in un progetto comune che ci porti alle prossime elezioni, con l'ambizione non solo di arrivare a fare quello che non siamo riusciti a fare nelle elezioni precedenti, perché abbiamo capito, l'abbiamo visto da tutti i punti di vista, che la presenza istituzionale è importante, che arrivi a portare le idee di più Europa sulle gambe di eletti di più Europa, anche di più Europa, nella prossima, nel prossimo Parlamento, mutilato brutalmente nei numeri dal taglio dei parlamentari. E da questo punto di vista, ne parlavo ieri con Emma e Riccardo, prima di parlarne con voi, credo che, a questo punto mi ci infilo anch'io, oltre ai parlamentari, chi ha, grazie a più Europa, o contribuendo a più Europa, non voglio mettere tutti sullo stesso piano, ma insomma il ruolo di Emma credo sia chiaro a tutti noi nel suo plus, chi ha l'onore e l'onere di rappresentare istituzionalmente più Europa, ma lo dicevo in particolare ieri a Riccardo, chiedendo in particolare a lui, ma non solo, insomma, io ci sono, di provare a esercitare un ruolo nella direzione di individuare, dialogando con tutti, perché è vero che ci siamo, io ho passato ore senza risultati per colpa mia o senza risultati sufficienti, non solo oltre alle direzioni, oltre alle assemblee, in dialoghi per cercare di capire e di costruire una proposta. Siamo rimasti abbastanza, penso all'assemblea dove lo stallo è più evidente, no? E penso all'assemblea che avremo tra 15 giorni, se non sbaglio. Sì, tra 15 giorni. Dicevo quindi, lo dicevo anche a Riccardo,
non perché voglia caricarlo, ma dobbiamo probabilmente provare a aprire una discussione che diciamo, passi sui due fronti, sui due tavoli, sulle due posizioni, poi sono più di due naturalmente, ma diciamo, e che che provi io a trovare una soluzione. Io ho sentito, parlando con tanti anche di voi, non tutti, ma dentro la direzione, dentro l'assemblea, bisogna trovare una soluzione. Dobbiamo arrivare a un congresso che non sia di scontro, ma di confronto costruttivo, eccetera, eccetera. Io credo che questa soluzione vada trovata mettendo delle proposte, o una proposta, mettendo delle proposte a questo punto nero su bianco. Io non dico né A né B, dico che bisogna capire se si riesce a individuare, magari è possibile, una proposta di una soluzione che, se deve modificare gli assetti o la dinamica congressuale, dovrà avere anche qualche elemento statutario innovativo, perché altrimenti tutto resta così. Bisognerebbe, e quindi bisogna fare precipitare una proposta, se è possibile averla, e se è possibile su quella proposta costruire un consenso che ci consenta di arrivare a un congresso che non sia in nessuna direzione viziato da pregiudizi di tutti i tipi, da giudizi precedenti allo svolgimento del congresso stesso. Quindi io credo che dobbiamo fare uno sforzo sincero, poi tanto comunque alla fine, come si dice, alla fine si voterà, quindi se sarà possibile, sarà possibile, io mi auguro che sia possibile, sapendo benissimo però che da qui alla prossima assemblea abbiamo 15 giorni mal contati, considerando probabilmente già anche i giorni o il giorno dell'assemblea. Premesso che non sta a me convocare l'assemblea, io considero il termine dei 30 giorni come utilizzabile da parte della Presidente fino alla fine, quindi a ritroso. I giorni che abbiamo davanti sono questi, perché appunto se c'è un'altra soluzione, un'altra rispetto alla via su cui ci siamo un po' bloccati, allora proviamo a definirla, sapendo benissimo che è una definizione che sarà possibile solo se sarà una definizione che coinvolge tutte le parti in questione, singoli o di, a qualunque titolo, raggruppamenti tra di noi. Questo è il punto. È il mio punto ad oggi, ribadendo, credo, un risultato politico importante, il governo in sé, anche la nostra partecipazione al governo stesso, che credo, senza esagerare, comunque ci dà anche un elemento di soddisfazione, di successo politico, avendo attraversato, non voglio dire il classico deserto, ma insomma un periodo molto complicato. Ripeto, e chiudo qui, non è scontato che noi si sia capaci di investire questo piccolo patrimonio politico in un progetto di successo, perché insomma, non dico che è cambiato tutto, ma alcune cose sono cambiate ed è bene prenderne atto con velocità.
Vedo che la chat ancora è vuota, allora approfitto per dire qualcosa io. Mi sembra la cosa curiosa che più Europa vive una sorta di paradosso, perché pur avendo perso, ha vinto, pur non contando sostanzialmente nulla, contando poco nel Parlamento attuale, ha il presidente del Consiglio ideale. Noi non è che abbiamo fatto in questo senso, al di là dei grandissimi sforzi che abbiamo fatto noi in questi anni, però la cosa più che ci ha portato alla situazione attuale è che noi ci siamo banalmente seduti, come si diceva, dalla parte della ragione, mentre tutti quanti affollavano i posti dalla parte del torto. Stai citando la Meloni? Scusa, ci ha pensato appunto non la Meloni, ma la realtà a riportare le cose sul binario che noi avevamo all'inizio intravisto e per primi delineato, ovvero che c'era una linea di frattura diversa nel panorama politico italiano, nel panorama politico europeo e mondiale per certi versi, ma che in Italia aveva delle caratteristiche peculiari, delle dimensioni peculiari, tanto che in Italia si è poi delineata una maggioranza politica sostanzialmente antieuropeista, forze antieuropeiste, populiste, etnonazionaliste crescevano ovunque, non al livello in cui sono cresciute in Italia. Poi gli Stati Uniti sono chiaramente un caso a parte, ma nell'Unione Europea, diciamo nell'Unione Europea, il caso italiano era un caso particolare. Avevamo visto il problema e come avevamo detto poi la sera che ricordo abbastanza bene dello spoglio elettorale, noi siamo finiti sotto un treno proprio perché l'abbiamo visto arrivarci addosso e ci siamo messi davanti nel tentativo di fermarlo. Abbiamo perso in quell'occasione. Però chiaramente poi lo stesso treno è andato a sbattere contro un muro, che è il muro della realtà, cresciuto e ingigantito da alcuni episodi contingenti e drammatici, come per esempio la pandemia, che hanno fatto sì che il ruolo dell'Unione Europea crescesse a dismisura, appunto da diventare evidente anche ai ciechi e a quelli che non lo vedevano. Per cui oggi sono tutti europeisti. Però oggi la proposta e l'offerta politica che noi ambivamo a portare in Parlamento e che ci abbiamo con piccolissimi numeri che siamo riusciti a portarci non è incarnata da nessuno se non da Mario Draghi in sé, che non è candidato a nulla, che forse non lo sarà mai, qualcuno se lo augura, ma al momento è solo una presenza nel governo italiano che ha la funzione appunto di arrivare a meta con Next Generation Europe, di fare le riforme che tutti noi sappiamo da sempre che andavano fatte, diciamo che andavano fatte, finalmente dovranno essere fatte perché poi c'è una posta in palio da ottenere e che rende quindi in questa situazione più che in altre l'obiettivo di fare queste riforme come un obiettivo possibile e tra virgolette ghiotto. Rispetto a questa assenza che c'è oggi ed è paradossale, ovvero di un governo come piace a più Europa, sostenuto da partiti che sono la cosa più lontana possibile da quello che noi immaginiamo essere un partito moderno, liberaldemocratico, come noi siamo. Noi dobbiamo porci, come dire, lo diceva Benedetto, noi anche qui abbiamo già visto qualche tempo fa qual era l'esito, possibile. Le forze simili, tra virgolette, a noi sono disgregate, sono rarefatte, sono pulviscolari, sono spesso, caratterizzate da leadership ingombranti nel senso che tendono a non lasciare spazio alla condivisione, alla compartecipazione
delle attività, delle iniziative politiche, noi sappiamo perfettamente che si arriverà a un certo punto a una destinazione elettorale e l'esito è quello che queste forze trovino una via per aggregarsi in una maniera che non è solo evocabile, fare il partito unico, fare chissà che cosa, ma in una maniera che sarà obiettivamente, plasticamente possibile, che è quella di un'aggregazione, di una lista comune, di una sostanzialmente, io lo uso volentieri invece questo termine, federazione, perché mi sembra la cosa più possibile di tutti. Quando arriva una palla in aria è più facile prenderla di testa che fare una grossa rovesciata. In questo momento quello è l'esito. Dobbiamo essere consapevoli oggi che c'è Benedetto della Vedova al governo, ci sono c'è Emma Bonino al Senato, c'è Riccardo Maggi alla Camera. Abbiamo un dovere di trasformare la nostra apparenza, il nostro messaggio politico in un messaggio meno di opposizione, chiaramente. Noi siamo nati e abbiamo vissuto questa legislatura seguendo la polemica quotidiana, perché la polemica era anche il pane migliore da portare, no? E quindi oggi invece dobbiamo acquisire un tono diverso, ed è un'ottima cosa che possiamo farlo con persone come Benedetto della Vedova, Emma Bonino, Riccardo Maggi, che rappresentano l'immagine migliore di noi nelle istituzioni repubblicane rappresentate oggi dal governo Draghi. E in questo senso sono abbastanza contento della proposta che fa sostanzialmente Benedetto di condividere in qualche modo con Emma, con Riccardo, poi soprattutto dal punto di vista come dire logistico e operativo, una sorta di testa, diciamo così, di questa fase, a cominciare dalla questione che ci riguarda più nel breve periodo, che è quello di trovare una soluzione per arrivare a fare quello che lo statuto ci chiede di fare e che è giusto fare, ovvero il congresso nei tempi previsti e nelle modalità che l'aiuto di tutti potrà riuscire a trovare. Perché effettivamente noi abbiamo sentito in queste settimane o nei mesi scorsi evocare formule, le formule però difficilmente, non parlo solo di regolamenti, parlo proprio di, come diceva Benedetto, non so, quando si diceva come si entra e anche come si esce dal congresso, eccetera. Ecco, queste formule non vanno solo evocate, vanno anche probabilmente tracciate in qualche modo, delineate in forma tangibile, ed è responsabilità anche di chi in queste settimane si è fatto portatore di questo tipo di visione, fare delle proposte che possano trovare il consenso, però chiaramente di tutti. Se questo è lo schema, se quindi ci sarà questa linea frontale comune di Benedetto, sottosegretario, membro del governo, di Riccardo Maggi, parlamentare, deputato, e anche chiaramente nella misura in cui lei è più abituata chiaramente a dare il suo contributo, Emma Bonino, come guida, come testa di questo movimento, io credo che noi potremmo, spero, nei tempi giusti, nei tempi ragionevoli, superare le difficoltà che abbiamo incontrato nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, e essere appunto quello che noi sappiamo già dover essere, cioè quelli che hanno già visto che alla fine ci sarà un percorso comune tra forze simili, liberaldemocratiche, europeiste, ambientaliste, eccetera, eccetera, che competerà con gli altri nella dimensione e nello spazio politico che si determinerà al momento delle elezioni, che potrebbero essere tra un anno come tra due, a seconda delle dinamiche che abbiamo davanti. Però noi a quel momento ci arriveremo
come Più Europa e quindi come un partito che oggi può con un briciolo di orgoglio non dire di aver vinto la sua battaglia, perché la battaglia elettorale noi l'abbiamo persa sostanzialmente nel 2019-2018, ma di aver avuto ragione in una modalità tanto roboante da aver portato appunto Mario Draghi a essere Presidente del Consiglio oggi. Non ho altri interventi segnati in agenda. Mi iscrivo. Vai Carmelo, sei solo tu. Allora, no, grazie. Spero di essere breve. Allora, dico subito in modo sintetico che penso che il modo migliore, non per essere, perché da soli non potremmo esserlo, ma sicuramente per suscitare e propiziare qualcosa che somiglia al partito di Draghi, intendendo non il partito che Draghi guiderà, essendo chiaro praticamente a chiunque che Draghi non guiderà nessun partito, ma il partito che si riconosce idealmente nella politica che Draghi liberamente svolgerebbe a beneficio dell'Italia, per fare il partito di Draghi noi non dobbiamo fare il partito del governo, nel senso che noi dobbiamo rimanere il partito che coltivando e promuovendo posizioni che contro le maggioranze diversamente populiste indicavano in Draghi idealmente una possibile alternativa, continuino a coltivare quell'alternativa in una situazione nella quale, con ogni evidenza, Draghi ha una responsabilità e un mandato estremamente circoscritto, assolutamente salutare e decisivo per le sorti dell'Italia, quello di proseguire la campagna di vaccinazione, di possibilmente portare l'Italia fuori dalla pandemia senza farla crepare nelle cose di Arcuri, di non buttare i 209 miliardi del Next Generation EU, ma non potrà fare il governo di Draghi. La notizia della giornata è che oggi il ministro dello sviluppo economico e il ministro dei trasporti confermano il progetto italiano su ITA, cioè sulla ennesima rinazionalizzazione di Alitalia. Noi sappiamo perfettamente che questo non può essere imputato a Draghi, sappiamo perfettamente che questo non può essere ribaltato con forze parlamentari che tutte, nel corso di questa legislatura, tutte tranne noi Azione, si sono schierate su quella strada, diventare il partito del governo, diventare il partito che, ad esempio, giustifica la ragione per la quale ha senso oggi sostenere il progetto ITA, sarebbe il modo peggiore per coltivare il progetto del partito di Draghi. E noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che passo dopo passo tutte le scelte, diciamo, simbolicamente più significative di questo esecutivo saranno scelte che smentiranno e contraddiranno la nostra narrazione degli scorsi mesi. Il MES, l'Italia, quota 100 autostrade, la prescrizione, ILVA, cioè questo sarà il governo che purtroppo, per le ragioni che sappiamo e che ripeto per la trentesima volta, non dobbiamo imputare a Draghi, completerà su punti sostanziali dell'agenda di governo l'agenda dei due governi populisti che l'hanno preceduto. Allora no, per noi in senso diciamo allargato, non Più Europa, quello che Più Europa può provare ad essere e a suscitare allargandosi e coinvolgendo altre persone è quello di riuscire a tenere viva, essendo una forza ovviamente di maggioranza, essendo una forza ovviamente rappresentata nell'esecutivo, le ragioni di quell'alternativa che questo esecutivo evidentemente non può rappresentare, perché Draghi è un essere umano, non è il Padre Eterno, ha dovuto prendere la fiducia da questo Parlamento ed è ovvio che avendo un mandato di emergenza circoscritto in maniera molto definita ha dovuto, obbedendo all'indicazione del Capo dello Stato e facendo di necessità virtù, fare il governo che abbiamo davanti ai nostri occhi. Quindi, prima considerazione per me, chiara, nel senso che è chiara a me, non penso che debba necessariamente essere chiara a tutti, il partito di Draghi, intendendo il partito
che idealmente vorremmo partito di maggioranza relativa, se non assoluta, in questo paese, non è il partito del governo. Secondo punto, diciamo, di prospettiva. Come lo costruiamo il partito di Draghi? Allora, noi sappiamo che non lo costruiamo con Draghi. La cosa di Monti non è un bel precedente. In questo caso sappiamo che Draghi o è indirizzato ad un altro destino, cioè quello del Quirinale, oppure per una serie di ragioni è molto più che improbabile che scelga di essere il leader di un'aggregazione politica. Quindi non lo costruiamo con lui, non lo costruiamo con i suoi uomini, non lo costruiamo con niente che nominalmente si riferisca neppure al suo governo, lo costruiamo a partire da un'agenda di governo che noi immagineremmo di affidare a lui come miglior presidente del Consiglio possibile in Italia oggi e anche in futuro se avessimo la maggioranza di voti parlamentari. E allora con chi lo costruiamo? Ecco, io continuo a pensare che lo costruiamo con qualcosa che non c'è oggi, nel senso che la strada che si sta diciamo prospettando e che Benedetto prospetta sostanzialmente sempre negli stessi termini e che Giordano ha ribadito, ci sono delle realtà che devono in qualche modo aggregarsi. Il modello di aggregazione più funzionale e meno egemonico è un modello federativo anziché un modello annessionistico, e quindi anziché fare l'unico partito facciamo la federazione più Europa, Italia Viva e Azione. Cioè è una via di mezzo fra il modello scalfarotto delle elezioni pugliesi e il modello scelta civica, dove un partito che doveva nascere come offerta politica nacque come una sorta di patto feudale fra Italia Europea, quelli di Sant'Egidio, quelli di Casini, quelli di Fini e così via, e ovviamente durò 3 mesi, cioè il tempo delle elezioni, e scomparve con tutto il patrimonio di voti e di consenso che aveva suscitato nel giro di pochissime settimane. Dopo un anno passò dallo 8% dei voti allo 0,7% dei voti delle elezioni europee. Allora, quella roba lì, dal mio punto di vista, si costruisce in maniera, diciamo, forse più fantasiosa ed azzardata, ma anche meno burocratica. Cioè, no, non si può pensare che quel partito lì, e poi vengo in conclusione alle caratteristiche, diciamo, politiche e ideologiche di quel partito, possa essere una somma, diciamo, congegnata in un modo piuttosto che in un altro di qualcosa che c'è. Perché quella lì è proprio una cosa che non c'è, cioè non può essere il partito di Bonino più Calenda più Renzi, non può essere il partito ovviamente di nessuno dei tre, ma non può essere neanche il partito solo loro, deve essere tendenzialmente il partito che sfrutta il deterioramento dell'unità interna del PD per l'alleanza demopopulista, che sfrutta nei limiti del possibile la riluttanza di ambienti di Forza Italia a stare dentro un'alleanza sovranista, che si propone l'idea di essere appunto un'alternativa al bipopulismo italiano. Allora, quali caratteristiche? Benedetto ha ricordato l'iniziativa dell'inchiesta, che parte da un appello sottoscritto da una quarantina di persone non così rilevanti, alcune delle quali anche di più Europa, che ponevano appunto questi punti centrali. Uno, il nuovo soggetto non è uno dei soggetti esistenti che si prende gli altri e non è neppure una somma dei soggetti esistenti, è un nuovo soggetto, è un soggetto radicalmente alternativo a entrambi i corni del bipopulismo italiano, ovviamente alle condizioni date. Nel momento in cui il congresso del PD facesse saltare l'accordo demopopulista, nel momento in cui succedesse qualcosa nel centrodestra, ovviamente cambierebbe la situazione, cambierebbe anche l'offerta. Oggi la proposta è esattamente questa, ed è una proposta che vale a prescindere dal sistema elettorale, nel senso che è una proposta che si voti con il Rosatellum, con lo sbarramento al 3%, che si voti con un proporzionale puro, con uno sbarramento al 5%, in ogni caso, diciamo, sancisce l'inalleabilità elettorale, non di governo, perché sul piano del governo, come dimostra il governo Draghi, può succedere assolutamente di tutti, di questo soggetto politico con entrambi questi schieramenti. Secondo me questo
questo punto è il punto centrale della nostra riflessione congressuale. Cioè, noi dobbiamo capire se pensiamo che lo scenario su cui vogliamo muoverci è quello, diciamo, di un centro federale che geometricamente sta lì a vedere che cosa succede, o su una proposta politicamente alternativa nei suoi caratteri sostanziali al bipopulismo italiano, che ha caratteri sostanzialmente identici sia sul lato, diciamo, demogrillino, sia sul lato fascio leghista. È ovvio che questa è una riflessione complicata, è ovvio che questa è una riflessione che non è esclusivamente interna, è ovvio che questa è una riflessione che inevitabilmente sconterà l'effetto dei rapporti, dei dialoghi, delle interlocuzioni che riusciremo a fare con altri, ma questa secondo me è una pista di discussione, non è necessariamente l'unica. Una può anche pensare che il prossimo congresso di Più Europa debba consolidare Più Europa come partito nazionale, autonomo, indipendente, una via simile a quella che i radicali italiani, se ho capito bene, sta percorrendo nel suo congresso nazionale, per cui l'identità di Più Europa è l'identità di Più Europa, è l'alfa e l'omega della sua prospettiva politica. Io non penso che debba essere così. Rispetto alle questioni interne, ovviamente, se bisogna fare delle proposte scritte, facciamo tutti delle proposte scritte e poi ci confrontiamo sulle proposte scritte. Marco Ferraro. Sì, buonasera a tutti. Dunque, ma volevo, ho preso la parola solo per dire alcune cose brevemente, che sono essenzialmente esprimere anche io la mia felicità per il fatto che Più Europa sia rappresentata nel governo, nella persona del nostro segretario, e penso che sia insomma, finalmente abbiamo un risultato concreto di cui gioire, e penso che sia una cosa che possiamo anche con la squadra costituita dagli altri, dagli eletti di Più Europa, possiamo avviarci a preparare le future battaglie che ci separano da qui alle prossime elezioni. Sulla, ovviamente Benedetto ora ha un ruolo di governo, e quindi penso che sarà anche forse delicato e importante capire come Più Europa potrà articolare delle posizioni in politica, nella politica, insomma, prendere posizione sulle questioni di politica internazionale, da quello che succede nel Mediterraneo a quello che succede nell'Europa orientale, i problemi con la Russia. Benedetto stesso ricordava prima l'anno prossimo le elezioni in Francia, dove ci sono già state, ed è verosimile che ci siano di nuovo interferenze estere, quindi ci saranno un sacco di questioni, ma poi addirittura molto semplicemente anche le questioni di nuovo nazionalismo legato allo sviluppo dei vaccini, cioè alla loro commercializzazione. Cioè, ci saranno tantissime questioni fin da subito su cui Più Europa per sua natura è chiamata a pronunciarsi, e quindi sarà, penso, importante riuscire a indovinare la formula, cioè indovinare la formula che ci permette come partito sia di essere partito di governo, ma anche contemporaneamente di non essere incastrati in questa posizione di partito di governo. La storia anche della Seconda Repubblica offre molti esempi, credo, di partiti che questo doppio ruolo lo hanno svolto per loro molto bene. E niente, quindi
metto agli atti che stasera per una, forse delle, credo, non so quante se sei già capito prima, però senz'altro aggiungo anche io la mia espressione di gioia, gli ultimi esiti che ci riguardano. Per le questioni interne insomma, penso che di non avere nulla da aggiungere, quindi non entro nella questione adesso. Sulla prospettiva del partito, giusto in 30 secondi, per dire che io non credo di, anzi, solo non credo, sono sicuro di non voler costruire tramite Più Europa il partito di Draghi. Questo lo spiego semplicemente con una frase che non è mia, ma è di Emanuele Pinelli, che ho visto che ha fatto un post sull'inchiesta, un lungo post su ecologismo e liberalismo, ma non è quello il punto su cui mi voglio soffermare. Emanuele però nell'apertura del suo post, ricordando il governo Monti, diceva che, ora cito a memoria, non ce l'ho l'articolo davanti, però una cosa è quella di sostenere un governo perché è il governo dei più competenti, ma un'altra cosa è quella di creare un leader, è quella di fare un lavoro di portare avanti un partito politico che richiede una visione del potere. Quindi per me questo è il governo in cui io mi identifico, ma non sarà senz'altro, non è questo l'orizzonte, cioè, riterrei molto limitativo e sbagliato che Più Europa si presentasse come il partito di Draghi, questo per una serie probabilmente di questioni che attengono alla concezione di che cosa sia la politica e del rapporto fra politica e altri domini della vita sociale, ma questa questione ora non ho voglia di entrarci, di sviscerarla adesso, e la lascio giusto così come nota, anche per insomma, nell'economia della serata va bene così. Grazie. Grazie Marco. Pier Camillo. Pier Camillo, ci sei? Se no passo a Marco Tarada. Io ci sono. Ah sì, sì, scusa, non ti sentivo, adesso sì. Sì, ok. Scusate se non metto il video, ma sono in taxi. No, tutto per pochissime cose. La prima per esprimere anche la mia soddisfazione per la partecipazione diretta di Più Europa al governo attraverso la figura di Benedetto. Le congratulazioni a Benedetto per il ruolo che svolgerà. Io penso che abbia inciso, tra le altre cose, anche il fatto che lì c'è una storia di, diciamo, di quel ruolo. Scusate un attimo. Scusi, può togliere l'audio del... Scusate. Incide anche la storia, diciamo, della sua partecipazione al governo, alla Farnesina, dal 2014 al 2018, che ha svolto egregiamente, e quindi è un mestiere che saprà fare bene e credo anche meglio del ministro che ricopre diciamo, l'incarico più prestigioso alla Farnesina, e credo che sia, come dire, parte di un lavoro enorme che questo governo dovrà fare, difficile. Mi è capitato per le ragioni professionali che mi tengono vicino in questa fase ai ruoli di governo, di partecipare ad una riunione al MEF nei giorni scorsi, e mi sono reso conto che la cosa più difficile che dovrà fare l'Italia nei prossimi mesi è essere diversa da quella che è sempre stata. C'è un paese che deve saper programmare, saper investire e realizzare velocemente i progetti che presenterà l'Unione Europea da qui ai prossimi mesi, i progetti del recovery, ed è un lavoro tremendo che l'Italia non sa fare, non l'ha saputo fare storicamente per i fondi europei, e questa volta con delle condizionalità, con degli obiettivi anche maggiori, che non sono quelli soltanto della spesa dei soldi europei. Ecco, c'è una difficoltà enorme che l'Italia si troverà davanti, indipendentemente poi dalla qualità indiscussa del primo ministro,
perché c'è poi una struttura amministrativa, burocratica, anche politica, da tanti punti di vista anche l'opinione pubblica, storicamente avversa invece alla velocità non solo delle decisioni, ma anche poi dell'implementazione delle scelte. Quindi questa è una responsabilità enorme che tutti ci stiamo assumendo, che il Paese si sta assumendo e che il governo Draghi vivrà come sua, come dire, missione e anche responsabilità storica. Per quanto riguarda il piano interno, io credo che sia molto opportuno che noi che abbiamo rivendicato e chiesto e proposto una soluzione, come dire, condivisa di entrata e di uscita dal congresso, presentiamo una proposta. E diciamo ovviamente una proposta che non può essere unilaterale, una proposta che poi deve essere condivisa appunto perché approvata da tutti, però se ho ben inteso anche l'invito di Benedetto, credo che sia come dire, onere di chi questa proposta l'ha evocata di metterla su carta. E dal mio punto di vista, non da solo ovviamente, farò la mia parte per mettere nero su bianco questa proposta, e credo che sia molto utile farlo. Perché più Europa ha bisogno in questa fase di una vita da partito politico e di un'iniziativa politica che sia totalmente a prescindere dalla sua partecipazione al governo, alla maggioranza, e in questo mi ritrovo pienamente nelle parole di Marco Ferraro e prima ancora di Carmelo Palma. Quindi penso che inizia una fase importante in cui dobbiamo scindere le due posizioni. La partecipazione leale, sincera, di più Europa al governo Draghi, con le sue figure, con le sue persone, con Benedetto al governo, con i nostri eletti, e dall'altra parte la capacità però di fare iniziativa politica, iniziative politiche, e muoversi fuori dal perimetro del governo, non in termini di maggioranza o opposizione, ma in termini di idee, di iniziativa. Perché se una cosa ci ha insegnato un'esperienza diversa, è quella del governo Monti, ma paragonabile nella capacità di spiazzare il sistema politico esistente, è che chi partecipa a una maggioranza di governo di quel tipo non necessariamente poi è un protagonista del futuro. E noi dobbiamo invece avere la capacità di essere contemporaneamente parte leale di questa maggioranza di governo, ma protagonisti, evidentemente non da soli, ma con gli amici di Azione, io penso anche con gli amici di Italia Viva, al netto diciamo della difficoltà sulla figura di Renzi, con gli amici di base di Marco Bentivogli, di un progetto ampio. Poi se questo progetto sarà parte o meno di un'alleanza elettorale dipenderà tanto dalla legge elettorale, io penso, ma dobbiamo avere però l'ambizione di essere un soggetto insostituibile e un interlocutore, io credo, che faccia credere al PD che esista un'alternativa allo scivolamento verso l'accordo, l'alleanza, il dialogo con i soli populisti. Grazie e ancora congratulazioni e buon lavoro a Benedetto. Grazie. Marco Tardas. Sì. Grazie a tutti, naturalmente, congratulazioni a Benedetto. Benedetto, tutti noi lo pensavamo giustamente come leader di un partito che sarebbe riuscito a smuovere la politica italiana, e quindi grazie, ma per noi era scontato, tutti noi eravamo d'accordo, no? Che la politica di più Europa attraverso Benedetto ed Emma Bonino era la migliore politica possibile. Non c'è mai stata discussione su questo fra di noi, e tutti noi ora siamo felici e contenti. Bene, e ci sarà un congresso. Io non so, io ho apprezzato le parole di Benedetto sul tentativo di trovare un accordo in vista del congresso, per uscire al congresso più uniti che mai, però uniti sulla politica, uniti sulla politica, che significa pensare insieme come proseguire il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Qual è stato il nostro lavoro? La costruzione di una cosa che noi non immaginavamo realistica, ma per la quale abbiamo molto lavorato: la costruzione del partito di Draghi, perché quello è ciò che noi abbiamo sempre fatto in tutti questi anni. Noi volevamo una politica che vivesse all'interno delle dinamiche dell'Unione Europea
e che contrastasse il social populismo della sinistra e il fascio leghismo, io l'ho detto da qualche anno, bene che venga oggi ripreso, e il fascio leghismo della destra. Non volevamo un accordo quale che sia. E dire, oggi mi ritrovo nelle parole di Carmelo, dire che la nostra alleanza non potrà essere, qualunque sia la legge elettorale, né con un verso, con un corno, né con l'altro, del bipopulismo sovranismo, come sapete io sono d'accordo da prima del 2018, quindi io mi ritrovo perfettamente. Ma cos'è il partito di Draghi? Non è il partito che ha Draghi come leader, perché Draghi non sappiamo chi sia politicamente. Contiamo che Draghi assuma una veste politica importante. Vorrei però pregare tutti di non paragonare quello che sta succedendo oggi a esperienze del passato. Monti venne chiamato in una situazione particolare a difendere l'economia italiana da un impazzimento dello spread, lo fece al suo meglio, poi fece un passaggio in politica del tutto improprio, lo fece come sapeva farlo lui, cioè in malo modo, e la sua esperienza si disperse. Draghi entra in una veste completamente diversa. Draghi entra in una veste politica, è l'unico politico che c'è nel governo insieme alle persone che abbia scelto lui, perché attorno a Draghi poi ci sono dei non partiti costruiti in modo non democratico che cercheranno attraverso sottosegretari, viceministri e quello che sia di tenere sotto controllo e possibilmente sabotare il governo Draghi. Allora, essere noi il partito del governo è ovviamente impossibile, perché questo governo cercherà di fare tutto ciò che Draghi non riuscirà ad imporre e spesso di fare il contrario. Il partito di Draghi è un'evocazione, è ciò che siamo noi, il partito di Draghi, però con la buona sorte di avere a presidente del Consiglio Draghi e non Conte. Questa è una cosa molto importante che dovrebbe unirci tutti per rafforzare il nostro lavoro, il lavoro che c'è stato negli ultimi 2 anni e il lavoro che ci dovrà essere in futuro. Per fare che cosa? La politica italiana ha bisogno di scoprire la politica. I partiti che noi oggi abbiamo sono partiti che non corrispondono in nessun modo, tranne uno, all'articolo 49 della Costituzione. Non permettono ai cittadini di concorrere democraticamente alle elezioni. Escludono invece che includere. Noi abbiamo come primo compito, al di là di tutto il resto, che è importantissimo per ciascuno di noi e che si può declinare in 10 obiettivi, 15 obiettivi, ma noi abbiamo il compito principale di restituire all'Italia lo Stato di diritto e le istituzioni democratiche, di consentire che possano rinascere i partiti, che possa rinascere una destra, che possa rinascere una sinistra. E questo è il compito fondamentale, secondo me, che noi abbiamo. Io vedo Draghi come una figura ancora indecifrabile, ma se devo trovare una similitudine, e perdonatemi la fantasia, è quella di De Gaulle in Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale. De Gaulle riuscì a liberare la Francia del peso delle sue colpe gravissime durante la Seconda Guerra Mondiale e riuscì a creare per la Francia e per le istituzioni francesi la possibilità di riavere una destra e una sinistra, una democrazia operativa. Allora, se io penso qual è il nostro compito, penso che sia un compito gigantesco e probabilmente impossibile, così è come è stato impossibile lavorare da tanti anni prima con l'invenzione di Benedetto di Forza Europa e poi con Più Europa
per aprire un varco alla politica e ai cittadini italiani tra una centrosinistra che non aveva nulla a che fare col centrosinistra a cui pensa un cittadino tedesco, austriaco, britannico, e con un centrodestra allo stesso modo. Noi dobbiamo ricostruire la possibilità di avere la politica democratica in Italia, perché il nostro è l'ultimo paese, l'unico paese in Europa che non abbia dei partiti democratici, che non fanno il congresso alla scadenza stabilita, che non offrono la possibilità ai loro iscritti di scegliere un segretario diverso da quello che si presenta uscente al congresso. Non ce n'è uno, tranne più Europa, perché anche il Partito Democratico, che pure è l'unico che fa dei congressi, li decide al momento in cui i dirigenti del partito lo decidono. Nel momento in cui o la situazione è diventata assolutamente insostenibile, oppure c'è già una candidatura che ha preso l'avvio. Non è un partito democratico, come nessuno dei partiti che sono agglomerati intorno ad un leader lo sono in Italia. Questo è il primo problema, se noi vogliamo guardare alle future generazioni che si pone nel nostro paese: ricostruire la democrazia dei partiti, che noi non abbiamo più. E poi ci sono tutte le altre cose che sono nel programma di Draghi, che sono da sempre nel nostro programma, ma che non ci differenziano in modo particolare rispetto alle altre forze politiche con le quali noi vogliamo fare quella che io chiamo l'Unione Repubblicana. L'Unione Repubblicana, ho visto l'appello, io l'avevo sottoscritto, credo, fra i primi 10 quell'appello, perché era partito da Marco Bentivogli. Poi quando è stato ripreso per essere rilanciato, a parte il titolo su cui non avevo nessuna simpatia e gliel'avevo mostrata a Bentivogli, Unità dei Riformisti. Riformisti è una parola che non significa nulla in Italia, perché o richiama a un periodo del Partito Socialista in contrasto col Partito Comunista, oppure non è certamente qualche cosa che possa guardare al futuro. Ma al di là del titolo, io ho ritirato la firma quando Bentivogli mi ha detto: guarda Marco, penso che sia meglio che io lo sostenga dall'esterno. E ho detto: ma io l'avevo sottoscritto perché pensavo che fosse un tuo passo in avanti, un'ascesa in campo. Se non lo è, in questo momento anch'io ritiro la mia firma, perché non ha nessun senso. Già ci sono autorevoli firme di Più Europa e poi ci sono tanti intellettuali, e sono rappresentato dai firmatari di Più Europa per quanto riguarda il mio versante politico, e non sono un intellettuale, quindi lo sosterrò anch'io dall'esterno, perché in quell'appello, detto un po' peggio di come lo diciamo noi da tanto tempo, ci sono tutte le cose che noi abbiamo sostenuto, cioè la necessità di costruire un'alternativa liberal-democratica che non si riconosca in nessuna plausibile alleanza oggi coi populisti e coi sovranisti, e che cerchi di costruire un futuro guardando in primo luogo alle prossime generazioni e liberando l'Italia dai suoi problemi di burocrazia, partitocrazia, oligarchia, magistratocrazia e via dicendo. Lo sappiamo: dall'assenza del mercato, dall'assenza della concorrenza, dal dirigismo, dallo statalismo, lo sappiamo. E allora noi dobbiamo lavorare per quello, ovviamente, e cercare di costruire il partito di Draghi, senza Draghi, o se il miracolo si ripeterà per la seconda volta con Draghi, che porterà la sua dimensione politica, che è quella, che è l'unica che c'è oggi al governo in Italia, contro i partiti, oppure senza Draghi. Ma tenendo presente che per riuscire a fare un passo in avanti nel nostro percorso, noi non possiamo accontentarci di quello che succede durante questa legislatura,
ma dobbiamo preparare la prossima legislatura e quindi acquisire una forza elettorale, che parlano dalla prossima legislatura, e avere nella prossima legislatura 2023-2028, quello che sarà, la forza di cambiare le strutture portanti di questo paese. Ecco, io credo che questo sia stato fino ad oggi il percorso che Benedetto con Emma e con gli altri hanno tenuto fermo, l'orizzonte che hanno avuto sempre presente, con i mille errori che si compiono facendo politica, ma con la meta chiara all'orizzonte. Questo credo che ci debba confortare e ci debba anche aiutare a superare certi sentimenti di fastidio che abbiamo provato molti per reazione, altri perché li hanno provati per primi, abbiamo provato nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Se abbiamo questa visione comune della realtà drammatica e tragica anche di ciò che è l'Italia oggi e delle prospettive che invece si aprono con questo governo e con la capacità potenziale di tanti finalmente di tornare a fare politica per continuare quello che sperabilmente Draghi farà, io credo che il nostro congresso prossimo sarà un congresso senza particolari motivi di orticaria, senza particolari motivi di contrasto, ma con la capacità di riportarci tutti insieme guardando al futuro e non guardando al passato. Questo è il mio augurio, ma credo che su questo noi dobbiamo lavorare nelle prossime settimane per arrivare finalmente ad avere quel congresso a tempo stabilito che è contendibile, che ci distingue da tutto l'altro mondo che si autodefinisce politica, ma che invece è soltanto partitica. Emma Bonino. Ecco. Ma sentendo un po' il dibattito, poi aspettando gli altri, io ho l'impressione che appena abbiamo raggiunto un obiettivo tendiamo a sminuirlo. Badate che se il governo Draghi riesce davvero a fare le tre riforme fondamentali che in questo paese non si fanno da 20 anni, parlo dell'amministrazione pubblica, della digitalizzazione, della questione ambientale e della questione giustizia, è enorme, enorme. Tralascio appunto le due priorità che sono evidenti, la questione vaccinale e la questione Next Generation, che va completamente riscritto, come abbiamo avuto l'occasione di dire al presidente incaricato direttamente. No, noi già stiamo dicendo che no, tutto questo certo è dovuto, eccetera, eccetera. E io invece penso che sarà una montagna da scalare, che non sarà affatto facile. E che nella buona e nella cattiva sorte, la buona è quasi finita, la luna di miele, la cattiva sorte arriverà molto velocemente. Ora, il perimetro che si è dato il presidente Draghi è chiarissimo. Restano fuori come priorità dei prossimi mesi tutta una serie di temi che invece non interessano. A parte la giustizia e le carceri recuperate in estremo dalla signora ministra Cartabia, anche con la nostra pressione, se mi consentite, rimangono fuori, per esempio, tutta la questione diritti civili, che non sono la priorità del governo, ma questo non vuol dire che chi sostiene il governo poi sia diventato un partito unico che solo quello fa. Così come ovviamente non è priorità del governo, di questo governo, almeno nei prossimi mesi, la questione più in generale di politica estera. Non lo è. E che vi piaccia o non vi piaccia,
per una volta con un'operazione verità. Draghi l'ha detto al paese. Mi concentrerò sulla sanità, sul Next Generation, comprese le tre mega riforme che da 30 anni non si fanno. Ragazzi, chapeau. Quindi vediamo di non cominciare persino noi a sminuire, come dire, l'obiettivo che Draghi ha dato al suo governo e al paese. E avrà bisogno di molto sostegno, molto sostegno. Non farà tutto, non è King Kong, non è arrivato von Clausewitz. È arrivato un signore competente che ha a che fare con una situazione piuttosto sbrindellata nel nostro paese. Quindi noi abbiamo da una parte ovviamente anche noi abituarci a cosa vuol dire stare in una maggioranza, cosa che non è la nostra esperienza, proprio non lo è. Noi stavamo all'opposizione, che è una situazione diversa. Quindi non è il caso di santificare Draghi, povero Cristo. È il caso di ammettere solo che, pur non essendo King Kong, è il meglio che ci poteva capitare, o il meglio che poteva capitare a questo paese. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa, perché sennò noi stessi ci stiamo costruendo delle illusioni e preparando il terreno per le nostre delusioni. Questo vuol dire però che tutti i campi che non sono la priorità di questo governo sono aperti e passibili di iniziativa politica di un partito leale, ma non del partito unico di Draghi o chi per esso. Per tutto questo, anche l'incipit di queste riforme, certamente 10 mesi non bastano. Io mi auguro che Presidenza della Repubblica o non Presidenza della Repubblica si avviino queste riforme, che ci metteranno tempo a arrivare a compimento, per non parlare della loro realizzazione. In tutto questo contesto io confesso che ascolto sempre con interesse Carmelo, peccato che io non lo capisco. Ora, io non ho capito com'è la questione Tara da Sebentivogli sull'appello, sulle firme, ritiro la firma o non ritiro la firma. So che c'è un happening, diciamo, convocato dall'inchiesta a fine marzo, non so dove, dove immagino più Europa, Benedetto parteciperà, eccetera, eccetera. Però Carmelo, guarda, le cose poi funzionano sulle gambe delle persone. Le persone aggregabili hanno un nome e un cognome. Poi puoi anche prenderne altri dalle pagine gialle, per carità. Però hanno un nome e un cognome. E in questo bailam io vi vorrei sottolineare la differenza tra più Europa e gli altri. Più Europa con molta fatica e con grandi, diciamo, dolori, e vi piaccia o non vi piaccia, un partito democratico, un motorino oliato. Non lo è di Bentivogli, che io sappia non è neanche di Calenda, che mai nella vita ha fatto un congresso, non li è sicuramente di Renzi per gli stessi motivi. Quindi a me va molto bene parlare con loro, dialogare con loro, ma vedete di non svendere questo motorino oliato, di un percorso molto difficile, che però io sono molto orgoglioso di avere fatto. Da questo punto di vista, io credo che l'attribuzione a Benedetto della Vedova del sottosegretario agli esteri sia un riconoscimento non tanto e non solo della persona, che lo merita evidentemente, ma anche di un percorso che tutti noi, chi più chi meno, hanno fatto in estrema solitudine in questi ultimi 4 anni. Per questo credo ne dovremmo essere tutti contenti, senza rompere tanto i coglioni. Finisco. Io quello che mi auguro come responsabilità di più Europa, oltre che pensare a chissà quali agglomerati
che rischia invece di diventare un partito francamente anarchico, in cui uno va a fare il consigliere della Raggi, l'altro va a fare il consigliere della Carfagna, l'altro va non so dove. Quello che io penso, la nostra responsabilità nel nostro piccolo, oltre che sognare in grande, anzi in grandissimo, è in un modo o in un altro chiudere questa vicenda mediocre, francamente mediocre, di questioni interne che ci hanno paralizzato per più di 6 mesi, almeno nell'investimento di tempo vostro, mio, eccetera. Questa parentesi in qualche modo va chiusa, perché dobbiamo guardare avanti. E se sento ancora parlare degli autobus di Tabacci, mi incazzo! Voi non potete fare politica con retrovisore, sempre e tutte le volte. Quella fase l'abbiamo superata. Se ci sono altri problemi, si risolvono. Però, ragazzi, qui sta cambiando il mondo. Sta cambiando il mondo e voi mi... Vabbè, lasciamo perdere. Perché voi pensate che l'arrivo di Biden negli Stati Uniti non ha influenza sui nostri sovranisti, che sono rimasti senza punto di riferimento con Trump, per cui la Meloni gli rimane solo Orban? Ma voi pensate che tutto questo non vuol dire niente, in termini anche di impatto economico, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, infine... Noi abbiamo un problema vero che tanto voi non lo volete capire, non lo volete assimilare, non mi volete dare una mano, che è il problema della comunicazione. Perché noi ce la cantiamo e ce la suoniamo. Punto. Ed è un problema politico, evidentemente. La chiusura della 7 più il Corrierone non è perché io non mi faccio la doccia e quindi puzzo e non posso essere invitata, come non può essere invitato Benedetto piuttosto che Pinco Pallo. È una scelta politica precisa. Ora, io credo che questa cosa la dobbiamo affrontare, perché se no, ragazzi, ce la cantiamo, ce la suoniamo e ci investiamo un sacco di energia di Luigi. Che lo fanno poveracci, eccetera, eccetera, al meglio che possono. Ma il problema è uno sbocco politico, non è altro. Infine, che noi abbiamo da sempre pensato a una forza liberale, che mi viene da ridere, perché non solo sono diventati tutti più europeisti, che viene già... No, ci abbiamo persino Di Maio, che è diventato... liberale e moderato, pensa un po'. Non so se invitiamo all'inchiesta, vuole invitare pure Di Maio a Milano, essendo lui diventato improvvisamente liberale e moderato. Per cui vanno bene tutte le carmesse, vanno bene tutti i modi di... Però ricordatevi che poi le politiche passano sulle gambe delle persone, sulla loro credibilità e sulla loro storia. Noi abbiamo un triciclo che non è la Ferrari, ma abbiamo costruito con grande sforzo. Vedete di non svenderlo a chi non c'ha manco il monopattino e non se lo vuole dare, perché preferisce essere il solo al comando. Parlo di Bentivogli, parlo di Calenda, parlo di Renzi. Noi abbiamo fatto un'altra strada, difficile, dolorosa per me, perché quando ho visto umiliare persone da 30 anni radicali come street leaders, Silvio Viale e Olivia Ratti, per me è stato un dolore difficilmente rimarginabile. Difficilmente rimarginabile. Ora, io sono d'acciaio, ma non sono di legno. E ci sono questioni che fanno più male di altre. Ho finito qui. Non svendete quello che abbiamo fatto. Non lo svendete nella ipotesi di chissà quale galassia al tempo stesso confusa e al tempo stesso piena di gente col testosterone particolarmente elevato. Ho finito. Però chiudiamo le vicende interne. Troviamo una soluzione condivisa se possibile.
se non le condivida si va allo scontro, però basta questa paralisi, veramente basta. Grazie Emma. Fabrizio Ferrandelli, poi Riccardo Maggi, La Rosa, Macedonia. Sì, grazie Giordano. Ma devo dire che questo è il secondo appello che colgo dall'inizio di questa nostra direzione, il primo quello del nostro segretario, che si è rivolto ovviamente innanzitutto ai rappresentanti istituzionali, a Riccardo, a tutti coloro che possono avere un ruolo di responsabilità nella conduzione migliore di questa fase delicata, e poi non si può neanche restare insensibili alla schiettezza e alle parole esplicite pronunciate adesso da Emma Bonino. Condivido le motivazioni della gioia e soprattutto la necessità di non svendere un percorso faticoso nel quale, devo dire, ognuno di noi, al di là delle differenze delle posizioni che abbiamo assunto, ha comunque dedicato testa, cuore e sicuramente energie. E quindi l'invito a non sprecare questa occasione è davvero un invito che responsabilizza ognuno di noi, perché ognuno di noi ha messo un pezzettino, chi più, chi meno, ognuno con quello che ha, con quello che può e con quello che sa, ma ognuno di noi ha messo un pezzettino. Ora, visto che si è incanalata così bene la vicenda governativa, e devo dire è andata bene, c'è motivo di gioire, ma non risolve i problemi che abbiamo e che portiamo con noi, è tempo di definire finalmente questa vicenda. E allora io oggi, al di là degli appelli, che è normale che gli appelli li facciano i costituenti, io vorrei che però questa direzione avesse un senso e che facesse seguire agli appelli gli impegni e le proposte, o la proposta, perché non possiamo uscire ancora con la proposta, dobbiamo uscire assolutamente con una determinazione che non mortifichi nessuno, che tenga insieme la comunità umana e che consenta a più Europa di dare solide gambe e ossatura, impalcatura alla prossima fase politica, e che ci prepari bene a tutti gli appuntamenti elettorali più o meno imminenti che questi possono essere, e con gli aggiornamenti politici del caso che saranno oggetti. Ma io credo che ad oggi, e lo dico con molto anche dispiacere, la fine ineluttabile sembra quella di un grande scontro e di una soluzione dolorosa. Tuttavia raccolgo l'appello di Benedetto e di Emma e voglio sapere che cosa ne pensa Riccardo, che cosa ne pensa Silvia, che cosa ne pensa Piercamillo. Mi è sembrata, anzi, dal primo intervento di Piercamillo di avere sentito un'apertura. Devo dire che per parte mia e delle persone con le quali mi confronto non credo possa venire meno una richiesta di soluzione, perché la auspichiamo tutti e vogliamo tutti quanti fare più Europa, ma io credo che oggi non possiamo uscire a 15 giorni dall'assemblea che dobbiamo convocare con un'ennesima chiacchierata fra gruppi dirigenti che ancora una volta non decidono, prendono tempo e lasciano poi gli iscritti nell'incertezza. Abbiamo motivo di gioire, abbiamo azzeccato la linea politica, siamo una comunità che comunque si è affermata nel panorama politico nazionale e ha cittadinanza facendo parte di un governo rispetto al quale ha già moralmente vinto la propria battaglia, perché è un governo che parla la nostra lingua e dei nostri temi e quindi parla con i nostri codici. Cominciano ad arrivare interessanti richieste di adesioni nei territori, anche in virtù dell'occupazione di un ruolo istituzionale importante che può fare da ponte fra le esigenze dei territori e delle persone, e chiaramente la possibilità di trovare soluzioni all'interno delle decisioni di un governo. E non è che possiamo ancora continuare questa roba qui, come se non ci riguardasse, possiamo lasciare questo patrimonio politico che in balia ancora degli ostracismi, perché saremmo immaturi, saremmo delle persone problematiche se non trovassimo una soluzione, perché non saremmo persone lineari. Cioè, se in questa fase
in cui dobbiamo capitalizzare e rilanciare l'azione politica, quindi dobbiamo velocemente chiudere una fase congressuale, quasi lasciarcela alle spalle e svolgere il prima possibile per iniziare a galoppare verso la proposta politica, verso l'aggregazione, verso la preparazione degli altri obiettivi, restare ancora appesi qui. Se accade questo, significa che ognuno di noi è un irrisolto nella propria vita e qui, piuttosto che fare direzioni, dovremmo andare a fare terapie collettive o terapie individuali. E quindi io oggi vorrei uscire, io prendo l'impegno per mia parte ad uscire con una soluzione che stia bene ad altri, mediando e con un compromesso, ma dobbiamo dare una direzione immediata alla nostra comunità, dobbiamo convocare un congresso e dobbiamo avere una data certa e una metodologia certa di elezione dei nostri organi e dobbiamo cominciare con quegli organismi, con quegli organi e con ciò che uscirà dal congresso a dare stabilità al nostro partito ed iniziare l'azione politica. Ci sono degli iscritti che ce lo chiedono gli iscritti vicini a me, ma credo che lo chiederanno anche gli iscritti vicini a Pier Camillo, piuttosto che a Riccardo, piuttosto che a Silvia, piuttosto che a Demma, piuttosto che a Costanza, perché si sono riscritti a Più Europa, vogliono partecipare alla vita politica di un partito e però non stiamo facendo partecipare nulla perché siamo ingessati, quindi non c'è vita politica, quindi non capisco quale diletto può esserci nel far parte di un partito bloccato e dobbiamo dare certezza a tutti che questo accada. Ci sono altri attori che non sono anche qui rappresentati ma che hanno mobilitato processi e non possono essere mortificati, penso ad esempio a Giulio Del Balzo che ha avanzato la sua candidatura e ha mobilitato persone ed è un attore del quale non possiamo anche non tenere conto e non è che possiamo tenere qui le situazioni appese senza dare certezza a nessuno, per cui io vorrei capire rispetto a questi appelli e a queste esigenze che cosa ognuno di noi ne pensa e dopo ciò che ne pensa che cosa intende fare per addivenire ad una soluzione, ad una proposta o se non pensi di dover addivenire ad una proposta in maniera franca lo dica così si capirà di converso che cosa fare. Grazie. Riccardo Maggi. Grazie, mi scuserete se tengo scollegata la telecamera, ma ho una pessima connessione e non vi ho ascoltati a fatica, soprattutto i primi interventi. Grande soddisfazione per Benedetto al governo e congratulazioni a lui e a tutti noi. Io sono d'accordo con molte cose che ho sentito, quindi voglio essere davvero sintetico e chiaro. Questo governo, il governo Draghi, nasce con una indicazione del Presidente della Repubblica di una maggioranza che non risponde a nessuna formula politica. Ma nello stesso tempo nasce con la prima cosa che Draghi ha detto a tutte le delegazioni che ha incontrato, indicando come cruciale il momento storico che noi stiamo vivendo, non solo e non tanto per la importanza vitale delle riforme che questo governo si trova a dover avviare contemporaneamente, tutte insieme, provando a recuperare un ritardo ultra decennale del nostro paese, ma indicando questa impresa come strategica per il futuro dell'Europa. Cioè, esattamente indicando in questo passaggio storico la possibilità di rilanciare il processo di integrazione politica europea oppure di vederlo franare. Io per questo, in questa cosa, leggo una proposizione, un obiettivo profondamente politico e tra l'altro profondamente condiviso da noi, probabilmente la stessa, diciamo, lo stesso, uno dei motivi, delle ragioni di fondo per cui nasce ed è nata Più Europa pochi anni fa. Però capiamo noi la distanza che c'è tra questo obiettivo enunciato in maniera così chiara dal presidente Draghi quando era ancora un presidente incaricato e una maggioranza che non risponde a nessuna formula politica. Dentro questa distanza, questa è una distanza a mio avviso maggiore di quella che c'è poi in Parlamento, persino tra l'EU e la Lega, che sono i due estremi
di questa maggioranza. Cosa vuol dire? Penso che noi abbiamo il compito di essere il sostegno leale, probabilmente più leale che si possa immaginare per un governo di questo tipo, difenderne i tentativi di azione di governo dai condizionamenti che inevitabilmente arriveranno su una cosa o sull'altra dalle varie forze politiche, e già li abbiamo visti all'opera, perché mi sembra che nessuno ancora in Parlamento abbia trovato né un nuovo metodo di lavoro né abbia compreso esattamente questa fase qui, e io non sono neanche sicuro che lo comprendano, cioè non so quanto durerà questa luna di miele, se ci sarà e effettivamente a quali frutti porterà. Detto questo, anzi direi proprio per questo, a mio avviso non ha molto senso parlare del governo di Draghi, del partito di Draghi. Sì, ci capiamo noi quando lo diciamo, è un'espressione che può servire a noi per capirci, non ne sento il bisogno, cioè è un'espressione giustamente evocativa, come è stata detta, ma non ne trovo l'utilità politica né da utilizzare all'esterno né in qualche modo da spendere. A mio avviso più Europa è sufficiente, il che non vuol dire che più Europa si deve sentire autosufficiente e non deve dialogare e non deve cercare convergenze e non deve cercare interlocutori che possano rafforzare gli obiettivi di più Europa, le iniziative di più Europa, tutt'altro. Però, diciamo, ecco, non mi farei prendere per forza dalla ricerca di un neologismo politico e di una nuova formula. Credo che molto presto arriveranno degli scontri all'interno della maggioranza, già sono in atto, e credo che in quei momenti più Europa debba farsi riconoscere come la forza che invece, diciamo, alza l'asticella dell'azione riformatrice del governo, e se l'azione riformatrice del governo non sarà così riformatrice a causa di questi condizionamenti, più Europa dovrà essere in grado di mostrare che invece avrebbe voluto che lo fosse di più e che si candiderà a renderla in futuro più riformatrice. Ci sarà sicuramente un problema dovuto a questa fase politica, alle caratteristiche di questa fase politica. Quando ci sono governi di questo tipo, quasi sempre il quadro politico ne esce profondamente cambiato dopo, e questo sicuramente dobbiamo tenerlo in conto, questo, ma sarà una fase che può avere anche un effetto rispetto alle cose che diceva Marco Taradas, cioè i problemi della democrazia, del ruolo dei partiti, dei diritti politici dei cittadini, della partecipazione all'interno dei partiti. Una fase di questo tipo può generare nei cittadini l'idea che in fondo forse la politica, l'idea sbagliata a mio avviso, però è facile che questo accada e che si possa speculare su questo, che il gioco democratico, il sistema dei partiti, che già è in crisi per tanti motivi, la democrazia rappresentativa in fondo non serva più di tanto, perché se poi al momento in cui si mette male, diciamo, viene chiamato un salvatore, o quello che dalle principali media viene presentato come un salvatore e un messia, forse allora la democrazia e i partiti servono a poco. E questo è un rischio importante, che i contraccolpi di questa cosa potrebbero fare sì che lo scenario politico che noi avremo dopo sia persino peggiore di quello che avevamo prima. E anche a questa evenienza credo che si debba essere in qualche modo pronti a rispondere. Infine, sulla questione, diciamo, più interna, rispetto alle cose che ha detto Benedetto, io sono disponibile a contribuire con tutte, diciamo, le mie forze a trovare delle soluzioni che superino lo stallo in cui si è infilato il partito, in cui ci troviamo, e la contrapposizione anche dura e durissima che si è generata nei mesi scorsi, in questi mesi. Quindi
Penso che non sarà facilissimo, perché alcune contrapposizioni non le ritengo solo degli scontri personali o riconducibili, diciamo, a delle impuntature o dei capricci. Credo che ci siano delle effettive delle contrapposizioni fondate, alcune anche di carattere diciamo politico, in senso lato, e però credo che siano superabili se c'è la volontà da parte di tutti di farlo. Quindi io mi impegno in questo e spero che lo stesso impegno venga da tutti coloro che hanno una responsabilità in questo momento di dirigenti all'interno del partito. Grazie Riccardo. Giorgio La Rosa, mi pare che fosse tu, sì. Vero? Sì, grazie Giordano. Grazie mille. Allora, la parola chiave di oggi è felicità, ed è una cosa molto positiva. E quindi, dal mio punto di vista, vorrei declinare questo concetto di felicità su tre punti, diciamo. Primo, naturalmente, la felicità per il ruolo di Benedetto, al quale vanno le mie congratulazioni. Insomma, grande felicità davvero, e riconoscimento del lavoro che è stato fatto da lui, da noi, dai nostri rappresentanti in Parlamento. E quindi grande felicità. Alla F grande di felicità aggiungerei una piccolissima F di fortuna, nel senso che, come diceva Emma, Draghi è il meglio che ci poteva capitare, nel senso che ci è capitato, e per fortuna ci è capitato. Purtroppo non abbiamo ancora i numeri per influire su quei processi, però diciamo a questa piccola F di fortuna aggiungiamo la grande F di felicità, è una grande A di audacia con la quale, secondo me, dobbiamo aggredire questo momento positivamente, con energia, per cavarci fuori il massimo che possiamo, e come sono sicuro che farà Benedetto. La seconda felicità è quella che provo nel sentire le parole di Benedetto e anche di Giordano, parole che non avevo sentito di recente, cioè il riconoscimento di un patrimonio politico condiviso di più Europa, di un capitale umano che appartiene a tutti noi e che dobbiamo farlo crescere insieme, e che dobbiamo preservare, e per preservarlo dobbiamo, come abbiamo detto tante volte, arrivare ad un congresso insieme, ad un congresso costruttivo, ad un processo costruttivo che ci porti ad un congresso di unità, come ha detto Benedetto, non ad un congresso in cui vince uno e gli altri tutti a casa, e questa è una cosa fondamentale. E proprio per questo, al contrario di quello che diceva Taradas, cioè io sono d'accordo con Taradas quando dice che i congressi sono l'espressione della democrazia interna ai partiti, e quindi l'espressione della carta costituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita politica attiva della nazione, ma dipende dai congressi. Lo so che è stato detto di non fare riferimenti, ma io, non, a differenza vostra, non ho vissuto un solo congresso nella mia vita, e non è stato, dal mio punto di vista, una grande espressione di democrazia, di partecipazione di partiti, di espressione dell'articolo della Costituzione di cui parlava Taradas, quindi assicuriamoci che non succeda. Quindi assolutamente metteremo in campo delle proposte che speriamo siano condivise da tutti, e che ci porteranno ad un congresso trasversale. E infine la terza felicità, perché Benedetto Della Vedova non è sottosegretario di un ministero qualunque, ma è sottosegretario agli esteri, e quindi grande felicità per noi che ci troviamo all'estero. E quindi
diciamo, ti rinnoviamo l'invito come sempre a parlare con noi, a confrontarti con noi, e magari riusciremo anche a fare quello che più Europa, diciamo, non è riuscita a fare benissimo in questi due anni, e cioè parlare di temi veramente europei, parlare di esercito comune, parlare di cittadinanza europea, di liste transnazionali, di tantissimi temi europei sui quali sì, prima delle elezioni europee abbiamo presentato qualcosa, però non siamo mai stati veramente incisivi. E su questo ringrazio tra l'altro diversi membri di direzione qui presenti, tra cui Francesca Mercanti, Valerio Federico, Olivier, Marco Ferraro, con i quali ci stiamo anche confrontando proprio su questa necessità, cioè sulla necessità di più Europa, di affrontare dei temi che riguardino anche l'architettura europea in senso stretto. E quindi con questo augurio termino e vi ringrazio. Grazie Giorgio. Arcangelo. Salve a tutti e soprattutto complimenti a Benedetto, e io sono uno di quelli che sono felice anche per delle notizie politiche, e oggi, nonostante pochi magari ci credono, io sono realmente felice per Benedetto e per tutti noi. Ma credo che il riconoscimento avviene sicuramente per il suo lavoro, che aveva già ricoperto dal 2014 al 2018, e per il risultato elettorale che indubbiamente abbiamo avuto il 4 marzo e non dopo. E quel 4 marzo che vedeva più Europa come un progetto che dava voce a tanti giovani, e soprattutto dava pure nel panorama dei partiti un interessante progetto politico. Un interessante progetto politico che nei successivi, partendo poi dal congresso e andando avanti, ha avuto, come ha ricordato sempre Benedetto, siamo riusciti a tenere e non a crescere. E quindi io considero quella fase che fino ad oggi, che è una fase un po' di stallo. E lo stallo io l'ho visto in diverse questioni. Quella soprattutto è quella che ricordava Emma. Io ho apprezzato molto il discorso di Emma, che se è vero dobbiamo essere felici e supportare con lealtà il governo Draghi, sicuramente non potremo essere felici quando il governo non si occuperà di tutti quei temi che noi stanno a cuore. Allora io credo che se uno stallo c'è stato in più Europa, è stallo che sono mancate delle iniziative corali, iniziative che interessavano tutto il partito nazionale e tutto un processo di un partito che fa iniziativa politica, e credo che oggi noi dovremmo ritornare a occuparci di iniziativa politica. E non può bastare soltanto un appello su un sito, oppure una diretta o una sponsorizzazione ottimale su Facebook, ma servirebbe un'iniziativa reale, concreta e costruita. E penso che noi potremmo dare un supporto soprattutto ai temi che ha elencato Emma, partendo da quello della giustizia. Se è vero che il processo civile ce lo chiede pure l'Europa, e l'ha menzionato anche Draghi, c'è bisogno in un paese di portare sul piatto il tema del processo anche penale, e forse dovremmo anche essere capaci di portare e supportare quindi il lavoro di Riccardo e di Emma, magari focalizzando pure una campagna per tentare di dare forza a quel testo unico sulle droghe che adesso si trova in commissione. E questo lo dico anche perché quel testo unico sulle droghe va a toccare anch'esso, è una piccola riforma della giustizia, perché riguarda il 30% dei reati dei detenuti, e di cui il 28% sono detenuti tossicodipendenti. Quindi forse noi, più che parlare e progettare il futuro con dei posizionamenti, e quindi, come diceva Emma, svendere anche un progetto di più Europa in una nuova area con altri nuovi soggetti, parlando già di una federazione che a mio avviso non esisterà anche per la futura legge elettorale, credo che noi dovremmo concentrare le nostre forze per fare iniziativa politica. E sono convinto che, se è vero che ci sarà difficoltà all'interno del governo e quindi per forza di cose anche all'interno del Parlamento,
qualcosa potremmo tentare di condizionare, o senza dubbio potremmo tentare di parlare a quei giovani, a quegli elettori che nel 4 marzo 2018 ci avevano dato la loro preferenza. Quindi io credo che dovremmo tentare a volte di parlare più che degli altri, oppure di posizionamento politico, di mettere il punto su una o qualcuna, qualche iniziativa politica. E questo poche volte lo facciamo, Emma, Emma e ce lo ricorda sempre, ma noi a volte ce lo dimentichiamo. L'altra cosa che volevo dirvi è che anch'io sono contento di questa giornata, credo che forse tutti dovremmo essere capaci per superare quell'altro stallo, che è lo stallo interno, e ci vorrà la volontà di tutti, però non solo la volontà di chi adesso si racconta che c'è una maggioranza in assemblea, ma dovrebbe essere la volontà, partendo dal segretario, ma di tutta la componente dell'assemblea. Quindi io sono fiducioso per il futuro di Più Europa, però secondo me è arrivato il momento di essere pure più grandi e di tentare di parlare anche di noi stessi e di quali iniziative politiche vorremmo fare al più presto. Grazie. Grazie. L'ultimo intervento, Alessandra, senatore. Sì, buonasera. Allora, io più che di felicità parlerei anche di soddisfazione, quindi rinnovo i miei auguri a Benedetto, che ritengo sia la persona giusta al posto giusto, oltre alla soddisfazione personale frutto anche di un suo percorso che gli è stato evidentemente riconosciuto, ma anche del lavoro che noi insieme a lui in questi anni abbiamo fatto come partito. E consentitemi, sono soddisfatta anche della presenza di altri di noi, penso a Piercamillo Falasca, che ha avuto un importante incarico, anche se non politico direttamente, perché da una persona che non rappresenta Più Europa, ma che gli ha riconosciuto una competenza per il suo lavoro e quindi l'ha chiamato come consigliere di un ministero che a noi sta particolarmente a cuore, che è quello del Sud, e credo che anche lui possa dare un contributo più europeista in seno a questo governo, anche se in forma diversa. Quindi auguri a tutti noi, cioè all'impegno, evidentemente ci viene riconosciuta competenza anche al di fuori del nostro recinto di partito, e questo secondo me è motivo di soddisfazione, credo debba esserlo insomma in qualche modo. Credo che mi riallaccio molto a quello che ha detto Emma, perché mi ci ritrovo molto. In questi giorni, diciamo, ho avuto molto modo di riflettere sul proliferare di tutti questi riformisti dell'ultima ora, europeisti, liberali, che sbucano come i funghi, come quando subito dopo un bel temporale sotto gli alberi sbucano perché c'è il sole e quindi conviene a tutti uscire allo scoperto con quel cappello. Però diciamo che innanzitutto io non credo negli appelli, onestamente, pur essendo io una di quelle che ho sempre detto che le forze di centro liberale dovevano trovare una convergenza, e lo credo ancora, ma perché credo che in generale nella vita fare massa critica e convergere su obiettivi comuni sia importante, perché poi le piccole differenze si superano. Però non credo che questo possa avvenire a tavolino o con delle fusioni a freddo, con degli appelli che arrivano così dal cielo. Io credo invece che le cose si costruiscano facendo, lavorando insieme attorno a degli obiettivi condivisi, quindi proprio praticando la convivenza comune e lavorando su riforme comune. Che cosa sono i riformisti? I riformisti è una parola astratta. Esistono invece le riforme, e soprattutto esiste chi le fa le riforme e le porta avanti. Quindi io credo che ad oggi noi dovremmo provare a sfruttare l'occasione, più di fare proclami, annunci, le forze liberali, perché poi è tutto molto fluido. Purtroppo noi viviamo in un contesto sociale e evidentemente anche politico molto fluido, e questo governo per me è proprio l'espressione di questo, di quanto siano fluide le forze politiche presenti in questo paese. Ragion per cui in questa fase, secondo me, premia l'identità, ritornare a rafforzare chi ha un'identità la deve tenere ben stretta e rafforzarla, e credo che noi forse nel nostro piccolo, malgrado siamo giovani, malgrado siamo nati da poco, forse siamo tra i pochi, forse Fratelli d'Italia ha un'identità ben chiara e definita, è l'unico partito in cui io riconosco un minimo di identità solida e riconoscibile, gli altri forse siamo noi, perché abbiamo
una storia che viene anche dalla storia radicale, che non è banale, e abbiamo un partito. I vari altri, le altre forze liberali o quello che siano, non hanno sotto un partito, hanno dei leader, hanno dei proclami, hanno delle idee, hanno i fan, perché ce li hanno, forse ce ne hanno anche più di noi, perché poi, però io credo nei fenomeni di questo tipo, io credo che nel lungo periodo poi arrivi un momento in cui si esauriscono se non concretizzano una struttura, un lavoro di costruzione che noi in qualche modo abbiamo fatto, e dobbiamo stare molto attenti a non vanificarlo per tanti motivi, sia per le nostre questioni interne, su cui poi magari faccio un breve riferimento dopo, ma soprattutto in questo momento in cui la fluidità e la confusione sembrano ancora più confuse. Prima ci avevamo i populismi, i sovranismi, oggi ci abbiamo i centrismi, cioè tutti convergono in questa centrifuga del centro, che però non si capisce l'elettore. Io parlo con le persone, cioè non capiscono chi è, chi, cosa è. Noi forse ancora, paradossalmente, oggi siamo più riconoscibili perché siamo quelli che siamo sempre stati, perché abbiamo anche delle figure, penso ad Emma, che probabilmente è quella più riconoscibile, ma abbiamo anche costruito nel nostro piccolo, penso anche all'esperienza nostra campana, avendo creduto di essere presenti anche alle amministrative soltanto da soli, con il nostro simbolo, coraggiosi, ci abbiamo provato, ma oggi ci riconoscono, cioè oggi sanno che Alessandra senatore è più Europa, prima lo sapevano ma forse di meno, perché stiamo partecipando, quindi piano piano stiamo facendo un percorso di costruzione. Oggi è il momento di insistere sull'aspetto identitario, e vengo ai temi. Noi abbiamo oggi l'occasione di incidere anche nel, e questo purtroppo dovremo sperare di avere la visibilità giusta, e purtroppo conosciamo tutti i limiti comunicativi, però forse sfruttare la presenza nella maggioranza, eccetera, per essere propositivi, cioè lanciare proposte nelle riforme che inevitabilmente dovranno essere fatte, e che, badate, Draghi le potrà iniziare, le potrà avviare, le potrà lanciare, ma parliamo di riforme epocali che non potranno essere risolte in un anno e mezzo, due anni, potranno essere incanalate, avviate, ma sarà poi la politica, i partiti a doverle portare avanti, e chi è in grado di farlo? Allora, noi dobbiamo provare a fare un salto di qualità, di crescere, dobbiamo provare a crescere, ma rafforzando l'identità liberale. Guardate che i liberali non esistono in Italia oggi, il liberismo è una parola ancora astratta, non esiste un'alternativa di governo liberista che parli di libero mercato, che parli di meno Stato, che parli di liberalizzazione in modo serio, concreto, con proposte concrete. Quindi, siccome Draghi sarà impegnato ad avviare queste riforme, ma soprattutto a lavorare sul recovery plan e sulla pandemia, il resto del dibattito politico resta a noi, ai partiti, e noi siamo gli unici in grado, perché anche Azione, una volta sono liberali, una volta escono fuori con delle proposte che non hanno nulla per me di liberale, forse Italia Viva in alcuni momenti lo è di più, ma quelli che hanno un'identità più chiara, paradossalmente, siamo noi, e quindi noi su questo dobbiamo lavorare, cioè la dobbiamo rilanciare, ma dobbiamo ricominciare a fare iniziativa politica con proposte, perché siamo fermi da troppo tempo, da troppo tempo. La questione interna, io comprendo tutte le ragioni, e sarei la donna più felice del mondo se domani mattina noi trovassimo la soluzione, ma non è così semplice, perché un po' le posizioni si sono incancrenite per tanti momenti. Ci deve essere, però io veramente faccio un invito, come l'ho fatto in quella lettera insieme ad altri a Benedetto, a un reciproco riconoscimento delle istanze e anche della reciproca diversità, perché evidentemente noi in questo partito conviviamo con una diversità di culture politiche che sono entrambe evidentemente dignitose, che però vanno, incastrate tra di loro. Per cui non esiste chi ha ragione o chi ha torto. Ognuno può avere le sue ragioni dal suo punto di vista. Esistono delle regole, che anche quelle evidentemente non erano chiarissime. Ci sono stati dei percorsi. Io mi lascerei alle spalle tutti i ragionamenti, però ad oggi noi dobbiamo veramente ripartire da un reciproco riconoscimento, che passa anche dal fatto di dire: ok, io penso di essere nel giusto, ho fatto una certa cosa in buona fede, ok, però dall'altra parte il mio interlocutore ha vissuto male questa cosa, perché evidentemente il suo punto di vista su come vanno fatte le cose, su cosa significa un partito con una democrazia interna e con la partecipazione degli iscritti, perché se noi abbiamo voluto un congresso degli iscritti
quindi dove le persone, gli individui partecipano, volevamo degli individui partecipi in tutti i sensi, cioè non solo che si iscrivono e partecipano, ma che partecipano e hanno un percorso di vissuto dentro questo partito per arrivare a determinare la linea politica e il potere e la gestione del potere del partito. Ed è questo elemento che evidentemente non è, come dire, non è accollimato, perché c'è chi vive l'idea di partecipazione degli iscritti in un modo e chi la vive in un altro. Io non dico chi ha ragione o chi ha torto, perché, ripeto, la verità non sta mai da nessuna parte in modo radicato, però entrambe le posizioni devono riconoscersi reciprocamente una dignità, per cui trovare una soluzione che dia dignità sia alle recriminazioni, chiamiamole così, di una parte, sia alle azioni dell'altra, deve essere lo sforzo che dobbiamo fare tutti. Io sono sicura che se ci muoviamo con la buona fede, con rispetto reciproco e anche con la fiducia nell'altro, io credo che una soluzione, però bisogna smuoversi un po' dalle proprie posizioni, cioè lasciarsi qualcosa indietro, perché come tutti i compromessi qualcosa te lo devi lasciare indietro, questo credo che sia abbastanza logico. Quindi io mi auguro che noi riusciremo anche a rivederci in un'altra direzione o non lo so, in un incontro informale tra di noi, magari come abbiamo fatto con l'assemblea, per provare veramente a lavorare, ma dicendoci anche le cose in modo duro, brutale, senza dover difendere rendite di posizione o altro, tanto l'abbiamo già fatto, però davvero dobbiamo arrivarci, perché diversamente faremo il male di un progetto e anche il male per noi stessi, perché io personalmente non vorrei stare in un altro partito se non in questo, e però vorrei stare anche in un partito dove non mi devo guardare le spalle, dove non devo avere asti, gli altri non devono pensare che io possa remare contro per un semplice motivo personale o non so perché, per quale altro motivo. Quindi questo mi sentivo di dirvi, quindi spero che insomma ci riaggiorneremo presto, soprattutto sul tema il nostro interno, perché sull'esterno credo che noi siamo più o meno naturalmente convergenti sul futuro di questo partito, e ci dobbiamo rimettere a fare politica, però vi prego davvero, ricominciamo a fare proposte, ma proposte politiche legate alle riforme che inevitabilmente Draghi dovrà avviare. Anna Maria e poi Benedetto. Sì, buonasera a tutti. Io ho deciso di intervenire sentendo l'ultimo intervento di Alessandra Senatore, e sono contenta che lei sia così fiduciosa nella natura umana. Non condivido questa fiducia, io sono naturalmente pessimista. E credo che sia, sì, c'è l'ottimismo della ragione, ma c'è il pessimismo di quello che è la natura dell'uomo e della donna. Se si fa politica, si sa che si va incontro a scontri, a una gestione di potere, a una, come posso dire, tentativi di avere l'egemonia sull'altro, perché il famoso detto di Hobbes, l'uomo è un lupo per l'altro uomo. E allora nel bisogno di corazzarsi l'uno con l'altro e di difendersi da questa cosa, si crea la politica. Non andiamo a ritirar fuori Platone o Aristotele, soffermiamoci alla nascita della democrazia nel 1600, che attraverso il filosofo inglese Hobbes pone questi principi che credo siano molto validi anche oggi. Perché dico così? Perché appellarsi alla fiducia, alla buona volontà, all'azione, sì, appellarsi all'azione, come diceva Hannah Arendt, il messaggio politico è un messaggio che innanzitutto comporta un'azione, un'iniziativa nei confronti dell'altro, nei confronti di una sistemazione del mondo che vede la pluralità degli esseri, delle cose, dei senzienti e della politica, la pluralità della politica nella politica. Allora, ho fatto questa premessa, io volevo invece aprire congratulandomi in modo caloroso con
il nuovo sottosegretario di Stato agli esteri Benedetto Della Vedova, gli faccio i miei complimenti, i miei auguri, perché già lui ci ha spiegato che ne avrà bisogno vedendo i compagni di percorso che lo affiancano. Credo che sia un riconoscimento a più Europa, al lavoro di Emma Bonino e di Riccardo Maggi, al lavoro di tutto un partito, un partitino ma solido, importante, con una fisionomia ben rilevata e una capacità d'azione sicuramente decuplicata rispetto a quella che è la reale consistenza. I temi, io non mi sento di dire né partito di lotta e di governo o partito solo di lotta e solo di governo. Noi dobbiamo dare la nostra approvazione a quello che farà Draghi, ovviamente sempre in modo critico e autonomo. Dovremmo essere i guardiani di quello che riuscirà a fare visto chi fa parte di questa maggioranza, cioè ci sono dei nemici interni che già abbiamo capito come vorranno procedere. Io credo che più Europa avrebbe davanti a sé, vedete che uso il condizionale, avrebbe davanti a sé, non dico un luminoso futuro, ma certo un cammino politico importante, in qualche modo già descritto, perché tutti noi, da Alessandra Senatore che vive in Campania, alla sottoscritta che vive in Veneto, ad altri che vivono a Milano o a Roma, le stesse idee abbiamo su che cosa, chi più chi meno ovviamente, sottolineate. Su che cosa? Sui diritti. E io insisto con il discorso delle donne, finché non ce lo metteremo in testa, che quando si parla di giovani si parla di ragazze e di ragazzi. E quindi parlare di giovani è un falso ideologico. Le donne, perché le donne sono quelle che sono licenziate di più, quelle che stanno pagando storicamente, stanno tornando indietro di 30-40 anni le condizioni femminili nel nostro paese. E noi non ne parliamo, non cito, ossia ne parliamo per bocca mia e per bocca di Emma Bonino, che meno male che c'è, come dice qualcuno. E poi c'è il discorso dell'eutanasia legale, della cannabis, dei diritti per i transgender, la comunità LGBT. E poi c'è i tre presupposti su cui è nato il governo Draghi e sui quali non mi sto a soffermare perché li avete citati tutti quanti. Ma qua abbiamo il convitato di pietra. Qua c'è questa frattura interna che a me preoccupa davvero moltissimo e non posso che assumere, condividere neanche la proposta, l'indicazione che è sortita dal nostro segretario, quella cioè di mettere una linea del Piave dei parlamentari Bonino e Maggi e della sua rappresentanza al governo e su questa triade trovare entro una quindicina di giorni, magari tramite persone di loro fiducia, trovare una quadra prima dell'assemblea, perché sennò sarà un gioco al massacro. Sarebbe una irresponsabilità totale quella di poterci presentare con una vittoria politica e sconquassati al nostro interno. Cioè io prego davvero tutti di farsi, di accogliere dentro di sé un interrogativo e di fare tutti un passo indietro. E rispetto a questo arrivare a una soluzione che sia certo di confronto acceso, certo di linee che possono anche essere contrapposte e si va al congresso per quello, ma senza che ci sia quello che diceva Alessandra Senatore, cioè guardarsi alle spalle, al di là del fatto che in un partito la logica politica del guardarsi alle spalle esiste anche, questa è logica politica, chi fa di più, chi prepara di più, chi più accomuna e riesce a mettere insieme, c'è chi vince, c'è chi perde in politica, ma non arrivando a uno sconquasso senza ragione, perché qua non c'è solo la linea politica contrapposta, qua ci sono delle cose non dette. Io non è che voglio fare psicanalisi spicciola, ma ci sono cose non dette legittime per età, legittime per rivendicazioni personali, ma che stanno arrivando e potrebbero fare più male dei pullman. Più male dei pullman. Ecco, facciamo in modo che la nostra piccola vittoria politica
di questi giorni non diventi nei prossimi mesi la nostra sconfitta straordinaria, perché al congresso andremo divisi e armati gli uni contro gli altri. Grazie. Benedetto. Ma grazie. Io... Non si sente, Benedetto. Scusa, grazie mille. No, dico per brevità, ringrazio tutti, Anna Maria, per la conclusione del suo intervento. Non ho naturalmente una replica da fare. Credo che i tempi, per quanto riguarda la possibilità di individuare, per come ci siamo detti, io ringrazio anche in particolare Riccardo, per come ci siamo detti, di arrivare però con dei tempi che siano compatibili con la tenuta della prossima assemblea. Quindi io direi comunque di prevedere a valle di un lavoro istruttorio, no, a valle di un confronto, troviamo le modalità di una proposta arrivare, magari possiamo anche pensare di fare un'altra direzione su una proposta prima di arrivare in assemblea, senza nulla togliere naturalmente ai membri di assemblea che non sono in direzione, che avranno tutta la titolarità poi di decidere. Consideriamo magari tra gli attori da coinvolgere nella discussione, ancorché senza un titolo formale, ma sarebbe credo buona cosa, anche Giulio Del Balzo, che ha costruito una sua constituency e che si è pubblicamente già impegnato rispetto al congresso. Quindi direi di darci come appuntamento o fine settimana prossima o l'inizio di quella ancora successiva, in modo da avere una direzione qualche giorno prima dell'assemblea, sempre che, ma sentirò Simona che oggi non poteva starci, la sua intenzione sia di convocare le due assemblee previste, che però possono essere una ridosso dell'altra, nell'ultimo fine settimana buono prima dei 30 giorni, che è quello, non questo, non il prossimo, quello ancora di là. Grazie mille. Ciao, grazie a tutti. Ciao, buona serata. Ciao, e ancora auguri, Benedetto.